Oh, eccoci qui, buonasera a tutti, belli, buonasera a tutti, benvenuti là e benvenuti in taverna. Come la va? Vedo una Gretima, vedo un Axel, vedo una Fiorella, come stai, bellissima, vedo la Panzi, sera gente, come la va e come stai capo, ho mangiato bene a Pasqua, ho mangiato molto molto bene sia a Pasqua che a Pasquetta. Sono esploso, lo stomaco un po' mi ha devastato soprattutto ieri, ma sì, ho smangiucchiato per bene. Ma voi che mi raccontate? Buonasera anche ai Lurker. Buonasera anche ai Lurk, come sono andate queste feste? Avete smangiucchiato? Vi siete riposati? Io diciamo che dopo post feste sono tipo morto. Buonasera Ragnar, buonasera Yumaki, come state? Belli, benvenuti. Benvenuti. Io dopo le feste sono morto, ma perché tipo il mio corpo si è spento. Tra cibo e tutto si è spento totalmente. Infatti anche oggi sono un po' acciaccato perché ho tipo metà gola gonfia, sono non so perché. Lasciamo perdere. E c'è ancora lo stomacchino che mi dice: Taci tu che ti sei mangiato la cioccolata. È incredibile come ogni anno la cioccolata dell'uovo di Pasqua è devastante. Cioè, credo che sia una delle cioccolate più acide che ci sia. E ne mangi due pezzi, il tuo stomaco ti dice: Hai fatto la cazzata, bravo stronzo. Dato grazie per il sappo di pubblicità, belli. Anche a chi ha fatto l'abbonamento. Oggi ci gioca a Dragon's Dogma. Ci facciamo un gameplay da ladro. E oggi si fanno quest, oltre a esplorare verso destra, che è ok, finire quella zona lì, oggi si fanno quest. Voglio fare le quest della zona bassa, finire delle quest che abbiamo iniziato la volta scorsa e soprattutto andare a prendere le vocazioni avanzate. Voglio andare a prendere le vocazioni avanzate. Buonasera Dav, come stai bello? Da quanto? Tutto bene, a parte un po' di dolori. Io invece ho saputo che probabilmente mi chiamano al lavoro. Prima o poi toccava Fiorella. Prima o poi tocca tornare. Tocca tornare. Qui si vuole aprire. Che tra l'altro ho spippolato anche per fare delle cose per rendervelo molto più godibile in città. Fino ad arrivare ad aggiungere magari mod per fare il frame generation o come cazzo si chiama. Ed è bellissimo. Una figata assurda. Però c'aveva un piccolo, diciamo, una piccola rottura di coglioni che faceva glitchare l'HUD. Cioè, tipo in città raggiungi 120 frame, 120, però flickerava l'HUD, quindi ho detto, vabbè, ok, sti cazzi. Stregone o distruttore? Stregone per Malbeth e probabilmente distruttore per Oga. Buonasera Nimo, buonasera Star, vedo anche un Aneko, come state? Belli, benvenuti. Stai tornando la barba? Sì, piano piano torna. Questa settimana sono stato tutti i giorni al lavoro a causa della Pasqua. Ma io mi sono riposato, sì, ma tanto sì, diciamo che i nuovi giovani, le nuove leve del lavoro. Un cazzo. Cioè, hanno comunque lavoricchiato la maggior parte. Buonasera, Kai. Come stai, bello? Benvenuto. Malbeth chat da caso. Ma sta cosa me l'avete detta in molti. Che ogni tanto in realtà le pedine, non Malbeth, le pedine vanno col soprannome. Perché tipo da quel che ho scoperto il server. Cioè, tipo, calcola. Come se la parola del nome sia offensiva ed è quella a che serve il soprannome. Il soprannome serve se tipo tu hai chiamato la pedina porco così e te la censura perché si vede che magari lagga il server o qualcos'altro. Mi ha fatto troppo ridere. Vai tranquillo, Malbeth sta bene. Io Malbeth, in realtà io ho cercato di non dormire. Io non ho dormito in città, ragazzi, proprio perché voglio vedere magari quando le prendete, voglio vedere le cose insieme. Buonasera, Lon, come stai? Bello. Essendo che un collega stava male, qualcuno doveva sostituirla. Però sono soldi in più. Guarda, guarda il lato positivo. Guarda il lato positivo. Dragon's Dogma 2. Dai, che oggi si fanno cose. Che tra l'altro il ladro l'ho provato un po' ed è una macchina. È divertentissimo. C'ha troppe, troppe grab. C'ha troppi crit. C'ha troppe skill molto fighe. Il ladro è tanta, tanta roba. È molto, molto divertente. È tremendamente divertente. Dai. Apriti che c'ho voglia di giocare. Cioè, voglio giocare chi? Per chi sta sul gruppo Telegram? Ho fatto un achievement, uno dei più rari, 0.3%, cioè farmenare due persone con l'affinità massima nella propria casa. Ragazzi, io vi dico, state attenti, perché la gente in città, dipende dal sesso, da qualcosa, comincia a seguirvi e vi segue fino a dentro casa. E se ci stanno più persone con l'affinità massima dentro casa, seminano al 100%. Ma cioè, tipo, una ragazza ha cominciato a piaceffoni una bambina, eh. La bambina quella delle cure, che c'ho l'affinità al massimo, l'ha cominciato a prendere a slepponi. Non farti infettare, mi raccomando. Sarà difficile, Nimo.
Mi dì la cosa positiva, almeno nella mia partita fino a sabato domenico non era più nemico dell'universo, era ancora normale. Alessandroxi, grazie mille per il follow, benvenuto in taverna. Un ROM praticamente, esattamente. Dragon's Dogma si vuole aprire o... Buoni. Buonasera Kuro, come stai bella? Ok, era successo qualcosa? Oh, uguale a Lich, non dormo, no? Ho dormito sempre in accampamento, in tenda per poter dormire. Io tutto bene, culo, te come stai, bella? No, non si stava aprendo Dragon's Dogma, per quello era un po'... Non risponde. L'ho aperto letteralmente un'ora fa. Si è avviato? Si tira avanti, oh, sono contento. Mi raccomando, mangiate l'uovo, ma non troppo, perché sennò lo stomaco implode. Nostra cara baglionetta che ci tiene compagnia. Jupiter and Mars. Va bene. In un'ora succedono molte cose, come ci ha mostrato sì il nostro caro Dead Space. Che il gioco si rompe su più frangenti. Allora, diamo il via nel mentre alla sigla. Eccoci qua. Niente, Nimo, perché molti questa cosa la definiscono molto per meme il mistero dell'informatica. Sapete quella cosa tipo accendi e spegni il computer se sistema la roba? Ecco, molti giochi tu l'hai avviati 10 minuti prima, workavano, li hai riavviati, morti. È incredibile. Kyle, bentornato per il 12° mese, un anno, un cazzo di anno. Uè, Pilletta, chi sono, eh? Asso che la tua ruota, la faccio io la cazzo di roba. Grazie per il sub, bello, è un piacere averti qua e porca puttana, già un anno. Già un cazzo di anno. E volevo farvi vedere una cosa che ho fatto per curiosità. Se voi fate questa roba... Io vi alzo l'audio. Io l'ho messo per curiosità, eh. Ho detto, vabbè, fammi vedere. Io allora, appena ho sentito quel dring, mi è venuta la pelle d'oca. Mi è venuta la cazzo di pelle d'oca quando ho messo quella roba. Questo è letteralmente per avere i suoni di Dragon's Dogma 1. Ma comunque. Fatemi fixare. Carica l'ultimo save e andiamo. Ci sta come... Ma di lore è molto quella roba, Star. È molto, molto quella roba. Non sto piangendo. La musica del primo, esattamente. Ecco, la cosa che vi dicevo è... State attenti perché vi seguono qua dentro. E seminano. Forte. Non mi ha seguito. Eccola. Questi stronzi. Ecco, guarda, ve lo faccio rivedere. I demoni non piangono. Non lo so. Se adesso entra quella, entra pure la bambina, la comincia a piacere Foni, eh? Ma potete non entrare a casa mia, cazzo! Potete farvi una padellata di cazzi vostra, non ho capito! Allora, qua, hai a casa, bambina di merda. Porca puttana! Ah, ma si immagina se ce n'hai di più, Kyle. Immagina se ce n'hai di più. Comunque, l'ultima volta, appunto, Oga è diventato un ladro, bellissima. Malbeth è diventato un guerriero, ciaddissimo. E stop. Buonasera, Elda, come stai, bello? Gelosia, a quanto pare sinimu, ma cazzo, non è che ce le porti io a casa. Il fatto è che ti cominciano a seguire per la città, ste cose. Ti cominciano a seguire per la città. Io farei... Oddio, quanta roba attaccata alla porta. Questo è un piccolo regalo da parte mia per te, spero davvero che ti piaccia, ho scelto io. Pensi che ti possa essere utile? Flora. Frutta.
Filbert, ho messo le mani su un piccolo tesoro e mi è sembrato giusto che tu avessi una parte, visto che mi hai trattato con tanta gentilezza. A proposito, se hai una serata libera o hai voglia di un po' di compagnia, ti offro volentieri da bere. Basta che tu mi dica quando. Buonasera, Rufus. Chi cazzo è Filbert? E Bjorn. Ah, il mercante. Non è un piccolo gesto, vedete che era nei miei pensieri. Minerale di fuligginite. Poi mi arrivano sì, i regali esplosivi. Cominciano a farsi esplodere. Dormiamo, finalmente. Non vedo un letto con oca da giorni, non vedo. Ah, si vogliono sistemare, ma davvero. Io da quando l'ultima volta non ho dormito in una taverna. Perché voi. Porca puttana. Allora, fate uno screen e mandate questa cosa a chi rompe i coglioni sul pay to win. Che ti devi comprare i cristalli della faglia. Andatevene a cagare. Ho fallito prima che il mio viaggio finisse. Quindi è morto. I miei esplorazioni non hanno fruttato quanto avrei voluto. Però tutto è bene quel che finisce bene, non mi scoraggio. È la Madonna. Diaspori, costituenti, mazzi di fiori, panacea, pugnali alla alabarda. Rimosse e poi rimodellate come pugnali. Pietra del teletrasporto, armonia tonante, una mela. Ellie, Joy, Gerul è il nostro caro Star, Emperor. Zerebet è il nostro caro Rufus. Guarda che bellini. Butta nel deposito. Qui sono in mezzo pure io, ma no, infatti guarda, li si ama, Dio Cristo, guarda qua. Visi, Madonna. La butta oggi, non dirò, ma capita. Nuova missione per la pedina? Ma io ti direi di continuare dai ciclopi. Mettiamo un 10k. Va bene. Basta entrarmi in casa. Andatevene a fanculo. Abbiamo una composizione con Ginevra di Kyle ed Amy. Quindi ho preso uno stregone e un mago. Perché il mago è un must. E andiamo perché prima di cominciare a viaggiare, innanzitutto come siamo messi? Perché non lo apro da un po' questa roba qui. In ambito proprio oggetti. Ok. Rivenditore dei fiori, minerale. Roba da viaggio standard. Qua abbiamo le cure su Ginevra e così via. Credo cerca. Sì, lo so che cerca me, però mi dà fastidio che mi entrano in casa. Mi entrano in casa senza che gli dica niente. Cominciamo perché oggi si fanno quest, eh. Oggi si fanno quest. Vorrei. Ah, tra l'altro, una bambina mi ha detto di portargli dei fiori, quindi glieli portiamo. E dobbiamo riparlare con il signorino perché appunto sono passati 8 giorni. Calcola Nimu che come ho detto ce le proveremo tutte in base alle live. Quindi si spippolerà un po' ovunque. Impasse di classe che è quella che faremo oggi. Il dono dell'arco non si sa quando la faremo. Questa del capitano secondo me è. Visto che questo è come Dragon's Dogma 1, è secondo me quel tizio che ti dirà altre quest da fare. Cioè come nel primo c'avevi quello che ti dice ammazza i mostri, libera il forte, prendi le stele antiche. Secondo me lui fa la stessa cosa. Comunque uccidi quell'elfo maledetto, povero. Porta Triscia dei Ghimori, si fottesse. Allora, qua in piazza ci dovrebbe essere il tizio. Madonna. Comunque ero veramente tentato di metterla, ragazzi, la mod per il frame generator. Io l'ho provata, qui in piazza avevo 120 frame fissi. C'era qualche piccolo glitch. Potevi disattivarla e attivarla con un tasto. E secondo me potrei metterla quella roba per non farvi partire gli occhi. Era un qualcosa di devastante. Eccolo il signorino. We meet again. Truth be told, I was hoping we might. Would you care to stay and talk a moment? Ah, certo. Garold, buonasera, bello. I'm glad. Sit down, won't you? I'm rather fond of this place. Ragazzo di Stalker quella tipa! Mi segue ovunque, ma se ne vuoi andare a fanculo! I never imagined a city could be like this, so full of excitement, so alive. And how could I have? In all my life, I've hardly left the palace. My mother is quite strict. You understand. Oft did I long for a taste of normal life. Even aught as simple as going shopping for myself. Alessandro, benvenuto in chat per la prima volta, bello.
My mother has always procured the things I covet for me, so to pick out an item and obtain it with my own hands held a certain appeal. Which reminds me, I owe you a debt. I fear I cannot repay the full sum all at once. I have rather little in the way of spending money. Ma sì che lo riconosco, Star. C'ha, infatti ci stavo pensando, c'ha lo stesso nome della tua pedina. Porca troia. Ho scoperto che cosa fa la medaglia da viaggiatore? Ti spippo la roba e compagnia Rufus, perché voglio capirla sta roba. Pray, take this for now. You'll have more when next we meet. My apologies, friend, but I'd best be going. I mustn't let Mother find out I left the palace. Thank you for indulging me. I do hope we'll see each other anon. Till then, farewell. Esatto. Buonasera, Vale. Ti fa scoprire punti di interesse, ah, cioè quindi proprio diventa mega ultra esperto, cioè quasi al limite del cheat. Il bello che sarei proprio in vita reale. Io in vita reale. Io calcola che con un editor ho provato a fare un mio amico. Come pedina. Sei venuto stranamente bene. Cioè sei il figlio di qua stronza e mi dai 200 monete. Ma te via cazzotti. Bella come roba. Ma l'ho fatto bene a farlo, perché tanto qui ci passeremo ancora altro tempo. Sembrava di eliminare e pagare il tuo debito. Cerca la tua tra qualche giorno per ricevere la ricompensa. Per la scatola. Ah, ma mi sa che lui ogni tot giorni ti darà tipo 200 monetine fino a che non te le ridà tutti. Perché quanto costava qua la cosa? 1000, 2000? Vabbè, il genere. Boh. Mi paga a rate, va bene. Qua c'era qualche altra quest da fare? Sì, c'era quella di dare i fiori ai bambini e c'è stava anche una roba sotto. C'era un prete. Andiamo. Madonna mia, in città comunque, raga, veramente. Le retine. Che tra l'altro ho scoperto che la skill, quella del ladro per rimbalzare sui muri, puoi usarla all'infinito. È un po' strana perché non è come nel primo, perché devi per forza tipo rimbalzare. Ma sta roba puoi farla all'infinito. Cioè puoi far tipo a Prince of Persia salendo per interi palazzi se ci stanno le piattaforme. Mi aumenta il rango delle altre classi, perché si vede che c'hai, se c'hai le skill equipaggiate, Vale, te le aumenta. Sbagliato via di qua. La stalker, sì, no, quella a breve gli tira una spadata in faccia. Buonasera, Barotto. Ah, mi sa che era questa la bambina. Ciapala. Oh, just look at them. They're the most beautiful flowers I've ever seen. Bellina. These should brighten the sisters' days. Say, would you mind terribly if I asked you another favor? See, one of my friends taught me a magic spell. It's supposed to let you meet whomever you like. Sono contento di sentirlo, Alessandro. Benvenuto. All you have to do is find a silver stone, put it under your pillow, and say the magic words. But there's the problem. I've been looking all over for such a stone, and I can't find one anywhere. Would you find a silver stone and bring it to me, Arisen? Vuoi del minerale di argento, tipo. Tecnicamente sì, Fiorella. Cioè dovrebbe essere la stessa solfa, tra virgolettoni. Gli altri giocatori non prendere quelle con la band sugli occhi. O la quale non si... Ah, perché fanno per la rottura di coglioni della malattia, bastardi. Ci sono i traditori anche qui. For true. I knew I could count on you, Arisen. I'll be waiting. Va bene. Però dovrebbero poter mettere la cosa che vanno avanti da soli i dialoghi. I quite agree. Fatemi uscire. Fanculo, stalker di merda. Andiamo a prendere dell'argento. My bad call,
Ma è bello che non la semini, eh. Cioè, secondo me a breve me la ritrovo dietro di nuovo, ragazzi. Mamma mia. Allora, diciamo che quando sto offline la città è pure gestibile. Quando siamo in live, mamma mia. Mi prende a schicchere sulle gengive, mi prende. Di qua. Poi si scopre che è il boss finale, in realtà, sì. Quindi devo prendere dell'argento. E vabbè. Foremost hospitality, much obliged. Ok. E seguimi, che cazzo me ne frega a me. Tanto prima o poi vado in faccia a un grifone e tu mi stai dietro. Oh, Arisen! E poi ti vieni veramente caricata. Ma ci sta, fa a botte con la bambina spesso, Elda. Ma pure col mercante. Sì, si fanno sempre a botte. È incredibile. I can't find a silver stone anywhere. Have you... Oh, just look how it shines. Thank you ever so much. Say, aren't you curious who I want to meet? Well, I'll tell you. My mother and father. I don't even know what they look like, you know. Not to say I'm unhappy at the gracious hand, of course. But I'd really like to meet them, even just once. I want to tell them how grateful I am that they gave me life. Perché sei un odore di non morti? Oh, it's so shiny. Oh, hi, Arisen. You'll help me again if I need it, won't you? Please say yes. Miss Daphne seemed pleased with our efforts. Mayhap we ought to pay her another visit sometime soon. I quite agree. Va bene. Poi scopri che è scappata con i soldi, in realtà, sì. Ecco, questo anche mi sa di quest, perché dici dagli una moneta. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for arms for the poor? Ma sicuramente, Garold, perché se sta a parlare di sta roba e vuoi incontrarli in Dragon's Dogma, a meno che non c'hai la Wakestone. Magari gliela posso, dai, Ma dipende quanto sono messi male. Soldi. Many thanks. May fortune smile upon you, kind sir. Spoiler? Non è una quest? Well met, Sir Arisen. Many thanks. May fortune smile upon you, kind sir. Ah, hold on a moment, Sir Arisen. Perchance you would be willing to aid me with another matter. You see, one of the children we care for here at the Gracious Hand has gone missing. Coi non morti in mezzo, immagino da qualche parte mangiato, no? Bravi, ragazzi. No, se vedete che c'ha la malattia, fatelo, ragazzi. Non mi offendo. Affogatelo per bene, che non si sa mai che qua succede qualche patatrac. Malcolm, his name is. He's a steady lad. I can't imagine he would have run away. Clive era un matto assassino quando l'ho curato. Sabato era tranquillo. Comunque Malbeth c'ha del bipolarismo. This building's very old. It could be that he's found himself in some strange corner of it. Non alla torre mezza crollata qua a fianco, non ci hai pensato? Might I impose on you to search for him? Ah, I'll take that. We might find a use for it. We won't get far with naught to go on. We best ask around, see what we can find out. Bambini sapranno qualcosa? I'm quite sure I wasn't dreaming. Non è un bambino questo? Don't run so late at night. Was it a phantom then? I shudder to think. Parla del carro fantasma. Parla del carro fantasma. Ah, vai Ginevra. Let us speak with everyone we can think of who might know aught of use. Methinks I know the general destination. Bambino, no? Shall I show you the way, master? Malcolm's been really into exploring of late. Just the other day, he was going around telling anyone who'd listen about how he was an ox hair away from making some big discovery. Malcolm, all he's doing of late is picking through rubble. Don't know why he bothered. No, ma infatti è strano che non ti permettano di andare a trovare subito Kyle.
È molto strano. Ma ancora che caghi cazzo tu? Ma zia, madonna. Ma denunciamola alle guardie. Mi rimane un mistero. Scompare ti avvicini e trasporta una gabbia con delle persone dentro. Che sia un traghettatore di anime. Magari c'è bisogno di qualche oggetto speciale. Qualche interazione particolare. O magari di prendere a distanza o qualche altra roba. Ci sarà un'altra bambina con cui parlare? Dentro qua? Eccola laggiù. Ma io qua adesso ci sono mai entrato. Minchia, darò subito dei regali a una suora, eh. Darò subito dei regali a una suora io. Io voglio avere una suora che mi manda i regali. Noi siamo le guardie. Tocca prenderla a ceffoni, mi stai dicendo, Dab. Qua sotto? Roba da... I shan't forget this slight. Ha funzionato? Ha funzionato? Prayer alone can win a battle, not mine. Ma c'è uno zombie. Raga, c'è uno zombie qua dietro, ma sicuro? Guarda se la bambina fa venire una piaga di zombie, eh. Molto losco. Che suono è? È un suono direttamente da Resident Evil, Nimo. Prova a girarti che non mi fido. Dici che sta ancora qua? No, no, si è data. Oh, buoni che abbiamo scoperto come scacciarle. Qua non si può aprire? No. Mi sa che è veramente per una quest, allora. Mi sa che è per la quest della bambina. La badessa Elena e la suora più wife. Tanto piano piano le guardiamo tutte. Guardate che belline. Ah, c'è comunque un'altra bambina qua. Is Malcolm all right? We were supposed to go exploring together, but I overslept and he went without me. Grandissimo figlio di buona donna. Buonasera, Frankie. Non credo, Harold. Ci ho provato ad attaccarle le porte, ma l'hanno rese molto Resident Evil 4. Wish he'd woken me up. I was really looking forward to going down into those vaults. Oh no, I wasn't meant to tell anyone that. Shall we report back now? Va bene. Don Gino! Vaults, you say? By my knowledge, they were sealed off. Però sì, queste quest iniziali si vede che sono proprio le quest standard del RPG dove ti fanno cercare le persone, ti fanno capire che devi chiacchierare, che devi esplorare, tutte quelle robe così, no? Se sono chiuse, sono chiuse. O si aprono in specifica e tu ti attacchi, esattamente. Ah, but you mentioned rubble, eh? Then perhaps the lad found a way through. Come, I fear there's not a moment to lose. Pray, follow me, and quickly. Se vai verso quelle mura, veramente. Non dico che ti lanci in mare perché tanto ci andrai, però sei proprio una testa di cazzo. Buonasera, Mark. Cioè, sto stronzo non ha pensato a... Cioè... Mannaggia la puttana, che tra l'altro là sopra ci sta anche un'entrata, ma mi sa che è l'uscita delle prigioni del castello, come me. I believe this is the place to which the children were referring. Voilà. Look there, a hole. Could he have passed through here? There is naught to be done but have a look for ourselves. The passage ahead looks small, but we may be able to squeeze through. Let us make haste. Ma sai qual è il bello, Ragnar? Con ognuna di esse puoi lanciarle nel mare. Non ti dicono niente. Lo fa solo perché ci sono i testimoni. Ah. Voi aspettate là, io vado da solo perché tanto non ci sarà chissà che qua sotto. Ma perché sa proprio Rufus di luogo da esplorare, no? No few times has an overconfident step soaked my boots. You too. I'm glad I'm not the only one. Vedo che Ginevra e Malbert comunque sono contenti di stare insieme. Allora, quella è palesemente l'uscita del dungeon. Qua. Madonna, siamo sotto la città, quindi continua a laggare, ragazzi. Ma finirà presto questa cosa, non vi preoccupate.
Madonna, comunque questi continuo a dirlo, non sono topi. Questi non sono topi, queste sono veramente le pante. Va bene. Mi ero bloccato, non pensavo che quel bambino fosse una bambina. Ah no, che quella bambina fosse una bambina. Sono le zoccole, come si dice a Roma, sì. You have my eternal gratitude, sir, arisen. Now I can breathe freely at last. Sono quasi capibara. Sir Kendrick, you'll never believe what I've found. It's just up ahead. Ma zio, ma come fai ad avere un doppiamento a 10 anni? Cioè, non che non si possa avere, per carità del cielo, pure io che parlo. Books, sir. Books, books, and more books. It's like some sort of secret workshop. Si mangia capibara. Truly, perhaps we ought to take a look. È paffutello, ma davvero? Cioè che per carità, io pure da piccolo ero una botte, eh? Alla peste dragonica. Ah, vabbè, qua si troverà un altro grimorio da signorina. That's just what I was thinking. Sicuro. Madonna, questo sta sotto. Sotto al castello. Proprio rovine rovine. Che cos'è? Madonna mia. Let my magics grant you an elemental boon. Sì, l'hanno fatte molto più realistiche, per quello fanno schifo. Si ragni di merda. È morta, no? Ora sì. Oh, ma c'è una pietra del cercatore, non l'avevo vista. Buona. Ah, che tanto ho scoperto una pietra del cercatore in un punto. Adesso che usciamo da sta questa ve lo faccio vedere. Non so se molti l'hanno visto. Scendono pure al soffitto. Mmm, sono molto contento. Isn't it amazing? And I found it. Me. Che le animazioni perfette per me, sì, sono veramente fatte troppo bene per i miei gusti. It's quite a find indeed. Is this some manner of archive? Why, I've never seen so many books. This collection must be worth a fortune. Tis a veritable treasure trove of wisdom. No, perché in Dragon Age almeno sono grossi e a un certo punto t'abitui, Nimu, perché sono fantasy, questi sono troppo veri. Might I ask that you not share the existence of this place with others, Sir Arisen? Dammi i soldi, no. Mi devi 2 milioni. Adesso si gira Oga. Catraia. We cannot allow the knowledge accumulated here to be misused or mistreated. We ought to entrust its care to someone worthy, someone who can appreciate its true value. Pray, tell me if you know of such an individual. As for you, Malcolm, I forbid you from telling anyone else about this place. Mi devi dare cash. 2 milioni. Understood? Va bene. Marcus, grazie mille per il follow. Benvenuto in taverna. Qui sia un qualche passaggio segreto? Non lo so, ma ne sono sicuro. Dice Sappa le semente di quella roba, no? Oh, but... However, in exchange for your silence, you may come and go as you please. Ci stanno solo le tarantole grosse come così. Però vabbè, faccio venire un ragazzino quando si sa mai che viene mozzicato e magari muore. Si chiama veramente la cosa di Darwin. Legge di Darwin si chiama. Ho ancora i frame drop? Sì. In città sì, fuori no. Fuori se si va tranquilli. Qua siamo sotto la città, quindi gli NPC esistono. Let's investigate i topi, sì. This place's secrets together, eh? Together. It is quite a collection of tomes. I'm sure I'll be seeing stuff. Ciao. Or either scholarly. Sam Visegemji. You have my support. Un libro. Resoconto storico capitolo 3. Nonostante le loro differenze, forse perché hanno compreso la futilità di combattere i loro vicini, queste due nazioni sono riuscite a convivere per gran parte in maniera pacifica. Si sono verificati dei casi in cui una delle due ha cercato di stigare un'invasione. Ma forze esterne sono sempre intervenute prima che una delle due parti potesse prevalere sull'altra, evitando così che le fiamme della guerra potessero ingigantirsi a causa di un incendio. Infatti verrà riparato dai topi, magari. Mi thinks Magistrate Waltar is our best hope. His knowledge of tomes is unparalleled. Certainly, master. I can take you to this individual. Ma scusa, ma la pedina mi ha spoilerata la quest o so io?
Ah no, ok, che sta a parlare di sti domi per la ragazzina. Tieni, ho scelto uno spadone, la ricompensa. Bello come sono tutte queste che ti dicono d'ora tra 8 giorni. Che dice il numero massimo di NPC attivi contemporaneamente aiuta un botto. Allora la scaricherò, Marcus. Perché io avevo visto quella dei frame gen, della generazione dei frame, che era una manna, però dava qualche piccolo problema. The Vanguard is yours. Lead on. Melodia ignea. Ah, mi siedo su una cosa, star su una panchina così che non devo fare cose strane di server. O aspetti poco, o aspetti troppo, ma davvero? Soldi, dai che qua sotto c'è palesemente uno di quei libri di sta ragazzina de merda. Povera bambina. Dai. Eufonia glaciale. Un altro libro. Resoconto storico capitolo 4. La tensione tra Vermund e Batal raggiunse il loro apice 40 anni fa, quando entrambi i paesi furono devastati da un lungo periodo di maltempo che causò la distruzione di più raccolti consecutivi. Quei tempi bui portarono le due popolazioni affamate a scontrarsi l'una con l'altra, risultando in una lotta disperata da centinaia di soldati. Non vi fu alcun vincitore, sono morti inutili. Oggi su quel campo di battaglia si erge un monumento in lo... Ciotto matte, ma stiamo a parlare della... Cioè, del momento finale di Dragon's Dogma 1. Cioè, perché io ripeto, noi diamo sempre per scontato il altro universo, ma sarebbe bello se fossimo rimasti nello stesso universo, eh. E quindi questo è semplicemente ciò che è venuto dopo Grand Soren, Grancis e tutto quanto. Perché se uno ci pensa effettivamente, anche a livello geografico. Noi stiamo dopo la Torre dell'Alba Lunare. Cioè, nella mappa di Dragon's Dogma 1 c'era la Torre dell'Alba Lunare e sopra un cazzo. Cioè, finiva la mappa. Quindi magari noi giustamente stiamo pure di mappa sopra alla torre. Lungo periodo di maltempo. Non mi fa entrare sul Discord. Come mai? Si è cancellato, si è disattivato l'invito. Lo rinnoverò. Cosa c'entra la pioggia? Che pioggia? A parla di pioggia? Per un lungo periodo di maltempo. Ah, dici maltempo, però intesi giustamente dici magari piogge de Cristo. Io perché pensavo a quella roba con tutta la cenere, lo schifino e i mostri. No, effettivamente c'è sta che è più inteso magari la pioggia. Qua che c'è una patata. Cosa ho trovato? Un tubero, veramente. C'è una mela, la lascio lì. Ma non ci sta qualche libro interessante? Armonia tuonante? No, ci stanno tipo, boh, la base dei libri. Grazie, Star. Sì, non ci abbiamo trovato nessun libro interessante. Vabbè, usciamo. Usciamo. Andiamo anche a esplorare l'altra parte del dungeon, per quanto si possa chiamare dungeon questo. Mamma mia. Mamma mia. Facevi il bambino qua sotto, mi raccomando, con i pipistrelli che boh, ammazzano, staggerano 2,15 m di Cristiana. Mi raccomando, bambino. Facciamolo venire qua sotto. Che sia mai. Topi, topi. Per rompere i coglioni per fare mood, Rufus. Ma anche nel primo, erano per rompere le palle, secondo me, ai no hitter. Sta cosa non me la toglierà mai nessuno dalla testa. Rompere i coglioni ai no hitter. Questi sono i traumi delle persone che vogliono fare le no hit run. Sono i traumi. Anche perché hanno un pattern che è una merda. La gente faceva le strategie per poterli superare o evitare in tutti i modi. Armonia tuonante, c'è qualcosa là. Belle le ossa. No. Di qua? Niente. Allora, prima di fare la ronfatina, vi faccio vedere magari un paio di posti che non so se molti conoscono, perché io ci ho pensato dopo che ho guardato e ho detto, cazzo, là sopra ci potrebbe essere qualcosa. Esattamente, Rufus. Vecchi ricordi. Saliamo. Sai, beh, non c'è la scala. Ah. Zia, ma se tu rimani qua sotto, ma poi chi cazzo devi a pia? Ma te ne vuoi andare a fanculo? Ma tra l'altro si mette la... Lei si mette mi sa la lanterna addosso per seguirmi. Ah no, ok. Porca troia.
Sì, quello è rimasto star. Mi capita spesso anche a me, mi capitava. Porca troia. Allora, un posto che ho scoperto talmente a cazzo è sopra al santuario delle piedine. Delle piedine. L'audio è alto, ragazzi. Fatemelo abbassare. Delle pedine. Sopra al santuario delle pedine. Ci si può andare. Poi magari lo faccio... Delle piedine, sì, vabbè. Magari molti di voi lo sanno già. Porca puttana dei frame. Però magari per chi non la sa come cosa, gliela faccio scoprire. Very well. I shall await further orders. Se voi entrate nella taverna, quella dove... Nella taverna, nella locanda dove potete dormire. Fatemi ritrovare. Di qua. E salite qui. Là sopra voi ci potete salire. Ci sono... C'è lo stocco della signorina del primo. Di casca del primo. Una pietra del cercatore. Una pietra del teletrasporto. E altra roba. Mentre se voi arrivate laggiù, voi potete salirci su quel... Come si chiamano? Sulla torre, sul bastione. C'è un'altra pietra del cercatore. Che dovete, dovete salirci da laggiù invece. Ma l'ho trovata ma di talmente tanto random. E se voi tra l'altro da questa cosa continuate laggiù, si arriva tipo a un dungeon. Però mi sa che ci si può accedere anche da altra roba. Cioè roba io stavo lì e ho fatto: zio, ma che cazzo stai a dire? Stavo esplodendo, stavo. Adesso fatemi scendere senza spezzarmi le tibie. Quindi se qualcuno non l'ha, non l'ha mai trovata, andiamo. Allora mi sa che adesso in realtà usciamo, perché la bambina ci dobbiamo tornare da qualche giorno. Lui idem. Andiamo a finire di esplorare la zona a destra e poi ci andiamo a prendere un pass di classe. È lo stocco Rufus de casca del primo. Oh, gauditore. No, è bellissima arrampicarsi, anche se probabilmente la persona che ha più mobility nel gioco è il mago. Il mago che fa quella cosa, secondo me, è devastante. La cosa di quella grotta è dungeon. Ok, buono. Quindi ci sta effettivamente un buco. E... Ho detto che facciamo? Teletrasporto, credo. Madonna di Cristo. Allora, andiamo. L'abbiamo messo apposta, il telecristallo, si va. Adesso lo riprendiamo. Quello sarà, diciamo, il nostro modo per fare avanti e indietro velocemente dalle zone. We seem to have arrived without issue. But are we safe here? There are one or two places of it. Cos'era quel freeze? Interest nearby. I could tell you more about. No, no, no! Lasciate perdere il drago! No! No! Via! Vieni là, si esplora! Oh, cioè, devono sempre venire in mezzo con io. Finiamo sta parte a destra e poi si fa fare la quest. Verrà il momento di cacciarli, sti cazzo di draghi di merda. Verrà! Ah! Cazzo! Che tra l'altro, ho scoperto che i dannati spawnano per il mondo, eh. I dannati, se voi vedete dei cimiteri, andateci di notte, molte volte spawna un dannato nei cimiteri. È veramente bella come roba. È veramente tanto tanto figa, mi sa che c'è un lago di merda. A campsite I found while beyond the rift isn't far from here. Shall we go? I could lead the way. Allora, cominciamo a menare subito le mani. Il ladro comunque mi piace un botto, ragazzi. È veramente divertentissimo. Io uso parecchio la corda perché è broken. Gna! Via. Capisci la lingua degli... Madonna, perché l'arciere o arciere magico dovrebbe capire la lingua... Ma secondo me hai una pedina in party, Vale. L'ho droppato uno di loro. Che cosa, Kyle? Ah, ok, il bastone. Però il ladro è bellissimo perché c'ha una quantità di crit, repost, prese e compagnia che lo rende veramente tanto versatile. Me lo conservo per il New Game Plus. Va bene. Tecnicamente sì, Nimo. Di qua credo che sarà corta. Banditi? Banditi.
Le. Il mago se ne va a fanculo. Mio. Madonna, che bella sta roba. Tu la vuoi smettere o dobbiamo continuare a rompere i coglioni? Vai, tutto tuo. Minchia, ha resistito all'ulti del guerriero? Che troia. L'ho trovato in un cimitero proprio nella via principale, Rufus. L'ho trovato, tipo, dovrebbe esserci qua. Qua circa un cimitero e lì c'era il dannato. È stato molto molto bello. Lì sopra non si continua. Sì, ok, mi sa che in realtà veramente qua è molto corta. Tanto quanti siete stasera, ragazzi? Perdonate che non riesco a leggervi tutti. Bellini. Si prosegue di qua, allora. A me piace un botto l'agilità, Frankie. Ma l'agilità... Ma in realtà il fatto che si può adattare a talmente tante cose, perché con la corda ribalti metà dei nemici, fa dei crit della Madonna, si arrampica veloce e tutto quanto. È veramente una figata. Certo, sta corda c'ha il range di un bambino. Gna. Cioè, questa è una roba che fa malissimo. Eh sì, su quelli grossi d'altro puoi spammare per farli sbilanciare. Su quelli grandi puoi spammare per tirare la corda. E se ce la fai, li staggeri. Se ce la fai, li staggeri. Ah, ma qua io pensavo ci fosse un ponte di merda. Non c'è il ponte. Dobbiamo correre qua giù allora. Dobbiamo essere rapidi, indolori. Una cassa. A culo. Chi è che sta facendo a botte? Ah, è un party di NPC. Madonna, pensavo fossero dei cristi fortissimi. Salve, eh? No, no, fate con calma. Io non dico niente. Bella per voi. Se siamo visti. Se siamo visti. Mica, quando anche nell'esplorazione ci sta tutto sto lago, lo sapete perché succede? Perché ci sta tantissima gente attorno che sta facendo bordello, eh. È per quello che succedono. Cioè, perché qua attorno è pieno di gente che si sta a menare tra di loro. Infatti dovrebbero workare più su questa cosa per quanto riguarda la CPU. Cioè il fatto che io mentre sto andando in giro, bella la cosa che ok ci stanno gli incontri casuali, la gente che si mena. Ma non può essere un costante che la mia CPU deve stare a calcolare robe che io in questo momento neanche sto vedendo. Cioè, è quella la cosa che non c'ha senso. Cioè, perché probabilmente in questo momento io sto ancora renderizzando gli stronzi. Almeno sto calcolando a livello di CPU gli stronzi che stanno a fa botte laggiù, eh. Non li vedrò perché non li vedo. Però stanno nella mia memoria, anche quelli laggiù. Cavolo. Aia. Amy? Cosa? Che cosa ha fatto il mago? È stato bellissimo. È stato bellissimo. Ha preso il nemico pesante e l'ha lanciato su quello più piccolo. È stato bellissimo. Allora, qua sotto c'è un ponte o un porto. Quindi andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Allora, mi sa che c'è in realtà una caverna. Ah, pensavo... Minchia, mi stavo per spezzare in mezzo. No. I could tell you more about them if you like, master. Lupo. Bella. Aia. Beh, giustamente ancora ho poca resistenza. C'è una cassa. Non vi lanciate in mare. Aspettate. Eh sì, siamo nella parte quella più a est, Rufus. Quindi tecnicamente è quella più easy in assoluto. Probabilmente. Adesso spawna un drago, però. Dettagli.
Sembra una caverna. Una caverna. Raga, adesso stasera dico robe a cazzo. Una miniera. One party I joined consisted only of ranged specialists. I'll be sure to keep that in mind. Un draco. Tanto non mi scinderà mai in testa, Elda. Cos'è? Rame. Va bene. Però di là si può proseguire, mi dice. Wait! Don't leave me here, Arisen! Stai calmo, sto cercando di capire. No, ma si viene dall'alto, si viene. Per forza. Magari è da dove si torna. Immagino, Mark. Ma in realtà è proprio quella pure una cosa che spezza la CPU. Perché veramente tu quando stai uscendo dalla città vedi letteralmente 20 NPC che despawnano o spawnano. No! Fanculo. Becca. Merda. Mamma, non mi abbandonare. Non so, vuole stare in gruppo. Digli di no. Guarda che tanto ho scoperto che si può fare la romance con la pedina. Ma totalmente a caso, eh. È una... Infatti ero tipo... Eh? Vabbè che diventano più umane, per carità del cielo. Questo è un bosco silvano. Sembra molto elfico. Cioè, c'ha quel verde molto più figo. Andiamo di là. Quindi qua sarà pieno di goblin di merda selvatici. Non ci arrivo. Ingaduto come una pera cotta di merda. Volete venire pure voi? Non so, il muschio me lo ricorda, Dab. Il muschietto di merda. Ah, ciao. Contro l'albero? Piaciuto? Dai, dai che ce la faccio. No, non ce l'ho fatta. Buono. M'ha preso. Però gliel'ho attaccata comunque la bomba. Mi hai spoilerato perché ti hanno spoilerato. No, più che altro perché, cioè, veramente me l'hanno detto totalmente a cazzo. Perché, cioè, a parte che non ho idea di come si faccia, Ella. Quindi mi dispiace, ragazzi. Mi dispiace. Non ho idea di come si faccia, anche perché non è che gli puoi fare i regali. Cioè, boh. Non lo so. Matto un culo. Vieni qua. Carica qua. Beccato. Gna 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 gna. Cadi per terra. Dai. Non cade. Madonna. Madonna, ma è più forte. Oh. Vai, alla vecchia maniera. Pure grittino. Dai che magari lo ributtiamo pure per terra. Caputtana. Madonna che tramvata che mi ha tirato. Oh. Sono stanco. Mi devo ancora abituare. Malbeth dovessi aggrarlo comunque. Vorrei di hit. Da dove sono andati loro? Affanculo. Ce l'ho fatta a buttarlo per terra, eh. Oh. Che è successo di qua? Mi sa che è stata Ginevra questa. Ma quanto ci deve volere ad ammazzare un goblin di merda? Let my magic imbue your weapon with the fury of the element. Toh. Hai visto che ci hai voluto? Whatever it is you need, I shall gladly... Ma infatti l'ho buttato per terra, Star, per quello. Perché mentre l'ho caricato è più sensibile all'abbattimento. Poi che il culo mi abbia assistito, questo è un altro paio di mani. Però, così succede. Il culo assiste sempre i più coraggiosi o i più sventurati, però.
Arco del cacciatore e cappello piumato abbiamo trovato. Ma questa mi sa che è proprio la tana. Perché vedo che c'è stato un indicatore sulla mappa. No, ok, è quello della foresta orientale. I più sventurati. Dopo il PC e i russi. Vero. Ma di qua si continua. È perché siete che si è mangiato un povero sventurato, Rufus. Però mi sa che là si può continuare. Sì. Ma pure di là si può continuare. E mo ci arrivo, tranquillo. Dov'è? Questa mi sa che è la foresta della strega di Dragon's Dogma 1, eh. Ma tipo sicuro? Ears pricked. It will be difficult to pinpoint distant foes by sight alone. Io non devo capire dove cazzo è la cesta qua sotto. Ah, eccola, meno male che luccica. Io credo di averti dato una quantità di craniate per te. A curative ought to do the trick. Allora, di qua mi sa di imboscata, quindi ce ne andiamo di qua. Mi sa di goblin che ci boncano, è pure notte. Corride, sì, peccato per la vita, Star. Ok, quasi ci ricolleghiamo alla discesa brusca. Per di qua. E di qua si prosegue. Allora, là c'è una luce, non so se è intesa perché magari è una pietra del cercatore o qualcos'altro. Voleva fare il bagnetto. Spaccarsi la testa per 150 monete di merda. Ah no, mi sa che sono gli insetti. Sì, sono gli scarabei del peso trasportabile. Marbet, con questo ci facciamo a palla. Davvero? Becca. Scusa, non l'ho preso. Oh mio Dio. Prendi. Ok, si deve essere vivo per giocarci a palla. Madonna, ma che bello. Magliere di merda. Non fate vedere questo video a Maria Sofia, per favore. C'è un mercante. Villaggio senza nome. Ah, è un villaggio. Insediamento misterioso, me devo preoccupa? Ma che ritende scherzando? Ritende sterminando? Oh, la peta. No, Nimu. La risa non mangia. A dopo, Frankie. Ma questo è tipo Resident Evil. Buonanotte, Fiorella. Questo mi attaccano. Are you looking to enter the village? No, guarda, stavo qui per cagarvi sulle aiuole. You best go elsewhere, friend. What's wrong about this place? There's no business to be had here, that's for sure. Raga, ma veramente mi accoltellano, eh? El forastero! Ma secondo me è una cheat! Davvero! You best go elsewhere, friend. Sì, sei un mercante! Fammi comprare! Non vuoi farmi comprare? Vaffanculo, allora. Non compro un cazzo. Perdona. Troppo. Ci sono dei tuberi. Ma il fatto è che se tu mi dici non entrare, non venire qua perché è un posto strano, e tu giochi a tuo sfavore. Cioè, tu mi stai invogliando. Meno male che l'hai aperta tu, perché io non l'avevo vista. Qua c'è tanta frutta e... Madonna! Minchia! E poi dici perché a Batal schifano la Risen. Già se stanno a morire di fame. Passiamo noi e deprediamo tutti i campi. Volete fare anche le patate? No? Bravi. Deprediamo tutto. Vai. Malbert, guarda, un po' di contegno l'ha avuta. Ha detto io non lo faccio qua. Ho fottuto.
È sempre un RPG, sì, se non è inchiodata per terra la roba va fottuta. Però va bene, va bene. Ma il pollo posso prenderlo? Oh, Malbeth! Malbeth! Il pollo? Che c'è? This is such fun! Vai, pollo di merda, vola! No, scusa, non volevo! Mi è scappato il pallone! Ma porca puttana! Guarda se mi devo far attaccare dal mercante, eh. Andiamo! Tanto questo viene proprio calcolato come mappa. Locanda senza nome, faglia senza nome, bottega senza nome, antico maniere nobiliare senza nome. Magari, Rufus, te vuole giocare a palla anche da te. Me la buco quella gallina di merda. Porca troia. Hello? Sì, ma mi mette ansia a me sto luogo. Malbeth va subito a fottere a casa di qualcuno. Dove va? Ormai come se fosse a casa sua. Il mondo è suo. Non è... Lui entra dentro le case. Fotte la roba. Ma che cazzo gli frega? Bravo, bravo. Well met, sir. How might I be of service? Madonna, che tappetto. Ah! Oh! Oh! Di Bataili? Attenzione! Aia! Ma qua... Ma questa è la roba di Dragon's Dogma 1, eh. Raga, questa è la roba di Dragon's Dogma 1. Cioè, non so... secondo me è fatta apposta, eh. Frecce. Arco del lupo. Questa è la roba... Madonna, il jiggle delle tette ogni volta che spona qualcuno, però. Volevo comprare in realtà soltanto questa perché sembra molto fashion per me. Vai. E soprattutto da ladro, sì. No, ma più che lacrimuccia, Nimu, sono sospettoso. Sono molto sospettoso. Do come again. Shopping is such fun. Sì, Malbeth. The more supplies will require. Ma non se a breve ci accoltellano. Tanto una faglia già costruita. Vabbè che sei un villaggio. Tanto l'ho messa la cosa per non scattare a cazzo ed è molto molto utile. I'll go and open the chest. Brava. Fai tutto, Ginevra. Tanto grandissima pedina da stregone, Ginevra. Ho capito che gli stregoni veramente qua fanno danni. Ma danni, danni, danni. Va bene, va bene. Qua era dove sono appena entrato. Sarei tentato di dormire qua. Sarebbe bello se ci fanno magari qualche trappolozzo e compagnia. Sarebbe molto bello. Sono master skill. Beh, non si fanno più a cazzo. Allo? This is the inn. We've room to spare if you're looking to spend the night. Of course, nothing's free in this world. A good merchant knows the trade is a battle of wits. Vabbè, che tanto domani mattina. Guarda, vado prima sopra. Così la mattina ripartiamo che è giorno e via. Here you go. Un nuovo così millenaria abisso, madonna. Rimaniamo qua a vita fino a che non finisci il boss. C'è una casetta in realtà di qua. Ah, mi sa che è il suo pollaio. Va bene. Qui invece? Ciao. You're gathering grimoires, eh? My lord told me. I happen to be in possession of the Veiled Tome, Owl and Blizzard. I'd even be willing to part with it. If you'd be willing to trade me Fulminous Shield, the magic Aegis for it, that is. What say you? Ma pure Scudo Folgorante è uno di quelli che dobbiamo dare alla bambina, vero? Oh dear. Still haven't found it?
Then I'm afraid I'll have to hold on to Howling Blizzard for the time being. Sgozzola signora. Easy. No. Buonasera Paragone, come stai, bello? Soldi. Carne essiccata. Là ci stanno delle bacche di merda. Rimangono... Qui è chiuso? Ne avevo uno solo. Meglio dai una copia falsa e... Se proprio si deve, esattamente. E credo di sì, aiuto. Andiamo a casa... di Mendes. Probabilmente. Scared the life out of me. Ma perché tecnicamente ci vuole un po' prima che si adatta pure, ho notato Marcus. Tipo io ho fatto un livello da arciere, mi ha dato un cazzo di stamina. Perché a quanto pare tipo il primo livello, il livello che tu stai facendo al momento, da quello che ho capito, mantiene la tua vecchia vocazione. Credo che l'abbiano fatto per evitare che tu magari stai per livellare, cambi vocazione, livelli e la ricambi. Quindi... per cominciare a prendere veramente i livelli nella vocazione che vuoi, devi stare un tot nella vocazione. Devi stare almeno un livello nella vocazione. Antico maniero nobiliare. Ciao. Greetings. I must say I'm impressed by your intuition, sir. You found me out far sooner than most. I trust you are enjoying your sojourn in our fair village. If you have any questions, ask away. I should be glad to aid you. Chiedi il villaggio? If aught about our humble village seems strange to you, that is easily explained. For 'tis here that thieves are instructed in the skills they require. Lui è il maestro dei ladri. To begin with, those who wander into the village are evaluated for their potential aptitude. Of course, you are no exception. That you stand here now is proof you were deemed a worthy candidate. Ma sono potuto entrare perché ho la vocazione del ladro un po' alzata? O perché sono un ladro o per qualcos'altro? Which is to say, you have my approval as the thiefmaster. Is there aught else you'd care to ask? Ok, quindi è semplicemente una città dei ladri. Bellissima come cosa. I take care then. You, sir, are worthy of inheriting my ultimate technique. Once mastered, 'twill allow you to fell all foes, both minuscule and mighty. Take it and do with it what you will. Comunque io posso dire una cosa, ragazzi. Io comincio a capire quelli che mi urlano in privato e molte volte anche per meme del non sei blind, perché io qua ci sono venuto totalmente a cazzo. La capacità di eccezione riserva dei ladri. Usalo per imparare l'ame della pira. Anche la pedina principale la imparerà. E impariamola, che cazzo devo dire io? Va bene. Congratulations, Arisen. Acquiring a maester's teaching is no mean feat. I could not be more thrilled for you. I shall strive to learn from your example. The time I'd reach new heights of my own. Pietruzze. De qua? Troppe porte chiuse per i miei gusti. Va bene, ok, questo è semplicemente perché è sconosciuto tutto quanto, perché è un villaggio dei ladri, quindi giustamente ci si mette la gente ricercata e compagnia. No harm in picking e si fa i cazzi suoi. Ok, qua la classe con cui cominci faccia qualcosa a livello di min maximo. Ho fatto almeno 15 livelli d'arcieri, 120 base, 201... Beh, ma quello sicuramente. Cioè, sicuramente i primi livelli... Come... Nel primo in realtà c'erano tre range grossi. Cioè, c'era tipo dall'1 al 10 che era quello più grande. Cioè, tu avevi un bel core di statistiche belle pregne. Dall'11 al 100 erano altre tot, mentre dal 101 al 200 erano un po' così così. Qua col fatto che il livello massimo, ragazzi, è il 999... Secondo me le hanno anche molto diluite.
tanto. Cioè, i livelli sono così tanti, perché poi quando tu mano a mano andrai sempre di più a livellare, si andrà sempre di più ad appiattire. Diciamo che arrivi a un certo punto dove sarai bravo in tutto, fortissimo. A good sleep will ensure we are prepared for the morrow. Andiamo fino al mattino, si ronfa. Poi non ho idea di quanta XP ci vuole per raggiungere il livello massimo. Non ho idea. Tanto madonna quanto cambia il mood tra notte e giorno. È una cosa che cazzo adoro. Cioè de notte sembra un posto totalmente magico, eh? Di notte invece è un'altra roba totalmente. Io in realtà visto che stavo in taverna potevo anche cambiare la skill. Comunque grazie quando rispondete anche al posto mio in chat, vi si ama, belli. Non era qui, è andato via. Il mio occhio. Però molte volte, d'altro, per quanto riguarda l'altezza e il peso, raga, non vi preoccupate. Cioè, quelle sono cose veramente a livello del min-maxing pesante. Cioè, se volete fare un personaggio, appunto, in un certo modo fatelo. Non vi preoccupate. Ma le pietre del cercatore, se le do a lui, che cosa cambia? Ok, non ha un altro coso. Il corsetto a Maliant. Mi ha risponduto un drago in città. Mi dispiace, Vale. Si vede che si è affezionato. Oh, tanto skill nuove. Manto d'ombra. Spaccateschio. Per quanto non mi piaccia sta skill. Buonasera, Palpatine. Dov'è? Taccheggio. Lame della pira. Batti i pugnali per accenderli. Avvolgi in un inferno ardente così potente che chi lo usa finisce ustionato. Ah, tra l'altro facendo tutte le varie cose, ragazzi, qua io sto anche creando della roba, eh. Io sto creando della roba, ho messo discrezione, coraggio, prestanza, la resistenza massima con tenacia, letalità. Cioè, questa è la cosa che vi dico, appunto, delle capacità. Cioè, puoi fare delle porcate. Malbeth, tu puoi imparare qualcosa di nuovo? Hai colpo esplosivo al posto di colpo dello sguardo. Hai fendente roteante, rimane quello. Trivella squarciante. Quasi quasi te la metto al posto di furia impetuosa, perché non la sa usare con diciamo, ragionamento sta roba. Anche se, visto che stiamo esplorando, anche un trampolino te farebbe molto comodo. Te lo metto al posto del colpo esplosivo. E sto giro di 1,60 m, appunto, Lon. E invece no, Palpatine, se stai giocando a Dragon's Dogma 1, stai solo all'inizio, altro che. Poi dipende anche quanta trama ti fai. Ma anche magari che ti aumenti le resistenze, perché mi sa che quella è tipo un'esplosione della Madonna ed è quel tipo di fiamme infernali, è tipo quando tu bruci con l'olio, butti l'olio e poi bruci. Secondo me è quel tipo di bruciatura. Tocca vedere, tocca fare i test come sempre. Buonasera, Victor. Esattamente, hai appena finito il prologo. Che belle queste cose. Ma quindi abbiamo finito. Ma serio? È finito? Voglio usare taccheggio. Con la manina. Piccola zingaro. Fammi vedere qua sopra. Allora mi sa che ce ne andiamo a ovest finalmente. Ce ne andiamo ad ovest. Pensavo fosse molto più grande sta foresta. Invece molto, molto, molto onesta. C'è un punto dove saltare senza che mi spezzo le tibie. Di qua. It's pleasantly cool here. What with the canopy overhead? Best be on your guard. The monster might be still... Allora, tecnicamente là io ci posso pure salire. Vediamo se posso fare qualche porcata. Tipo, no, non la fa sull'albero, mi sa. No, l'albero non gli va bene. C'è un modo per salire qua. Magari posso fare le. Poi per lì. Se fa le. No!
Madonna, perché il fatto è che l'hanno resa un po' particolare. Non gli hanno messo quella roba sovraumana del doppio salto. Ma fare sta roba al muro è particolare, perché dovete fare per forza l'animazione che toccate il muro così. E se fa quella cosa, voi potete fare il salto all'indietro. Il che è un peccato. Cioè, capisco che era sbroccata, no? Cioè, quella cosa che fa il doppio salto, ti fa qualcosa veramente parkoureggiante a dei livelli inverosimili. Però un po' mi dispiace. Mettiamola così. Io sto a fare tutto sto bordello. Magari c'è il sentiero. Lo so, ma tanto ci andremo, Nimu. Cioè, non gli sto dicendo di andare perché tanto ci andremo noi, visto che esploriamo tutto. Lui, diciamo che è la pedina per quelle persone che skippano molto le zone. Serve a quello. Infatti c'è qua la zona. Ok. Sì, che la tornerò a fare acquisti, perché voglio vederle tutte quelle robe. Si fa il fashion, eh? Ah, col cazzo che andiamo di statistiche e altro. Ok, sono vivo. Va bene. Di qua c'è qualcos'altro? Per quelle funzioni... Ah, di proprio parlarci. Pensavo bastasse avanti. Hanno acciaccato una zampa al mio cane nel mentre, perché ha fatto uno strillo fortissimo. Vediamo se riesco. Aspetta che sono salito comunque. Io sto facendo questa cosa perché mi piace fare parkour. L'avete sentito, ragazzi? Mi dispiace. È perché siete che stava salendo mio padre e gli ha acciaccato una zampa. Qua come andate? Carne essiccata. That was a skillful bit of thievery. You do your vocation proud. Oh, ma se potrà usare anche sulle pedine come nel primo. Sì, ma... ma lascia perdere, Victor, perché è vecchio e si mette sempre in mezzo ai maronghi. I miei sono vecchi, quindi si danno una mano a vicenda. Qua semplicemente torniamo... Ah, minchia, guarda dove cazzo ci siamo ricollegati. Allora abbiamo finito. Abbiamo finito. Torniamocene a Wandsworth. E si va a ovest. Già cercava il cheat, ovvio. Questa sicuramente se la usi in città, le guardie dopo 2 minuti ti vengono a rompere i coglioni. Allora, il nostro primo ordine è quello di andare a depositare la roba. E stare attenti che non ci cercano o ci trovano le signorine, perché sennò ci inseguono per tutta la zona. Deposita. Depositiamo qualsiasi roba. Che tanto il deposito, ragazzi, vi frena il tempo di scadenza della roba, eh. Quindi se avete robe particolari e compagnia, buttatele qua dentro e state una pacchia. Butta dentro questo, butta dentro questo. I libri, che non ci frega niente. Questo. Tutti i materiali. No, questi stanno già al 99. Questi no, questi no. Questi qua, questi stanno al 99. La roba dei goblin alla pelle è la prima roba che maxate in assoluto. Come immaginate. Voi niente, abbiamo oggetti preziosi. Voi non ce li avete. Archetto. Voi non ci avete niente. Qua abbiamo un cappellino. Questo è il mio ciclo ogni volta che torno, ragazzi. Vi faccio questa roba qui. Ho 99 patate in deposito. Ma sì, ma dopo un tot che fai i soldi non ti conviene vendere la roba, perché pure la roba marcia ci puoi ci puoi fare roba, ci puoi fare tipo l'olio, no? Ste cose così. Allora andiamo. No, eccola di nuovo. Pussa via, da coltello. Fa culo, yeah. Tu c'hai da dammi i soldi? Hi. Faring well, I hope. Would you care to join me? I'd not say no to a bit of... I understand. Ah, fanculo. Voglio andare a esplorare. Questo Madonna, ci devi parlare 10 volte. Sicuro. Excellent find. Ecco, vedete, quando voi uscite dalla città, comincia a spawnare gente. Ciao, signorina. Tu mi stai tanto simpatica. Guascona. Te ti prendo a pizza e non ti avvicinare. Da poi non ho capito perché te devono seguire a casa. Cioè, capisco, meno male che non l'hanno fatto per tutti i tizi. Però porca Eva. Avevo messo anche un pallino lì, perché mi sa che c'era un'entrata per qualcosa.
o compagnia. Impasse di glass. Andiamo. Immagino, Victor. No, ma guarda, non è così greve. La mia è semplicemente stupida, ragazzi. Si mette sotto ai piedi il mio cagnolino e quindi via. Io sto maxando la tizia ambulante che vende sassi. Quella è molto comoda perché vende tanti, tanti bei materiali da crafting. Vende anche quella cosa della dragolinfa che ancora non ho letto. Vende quella roba della dragolinfa che dovrei leggere. Allora, vi dico, non ci mettiamo a esplorare tutto. Si va per la missione, ovviamente. Mi sa che prendiamo tipo sta via qua. Eh sì, prendiamo la via qua a sud e si va. Magari si avanza del tempo, esploriamo al ritorno. Sta morendo gente e non è colpa di Malbet una volta tanto. Arpia di merda, vieni qua. Fotto! Corteggia di faggio. Let my magics grant you an elemental boon. Bellino. Mi dispiace, Victor. Tanto i cani più invecchiano, più vanno. Anche se la mia, onestamente, per avere 15 anni, sa il fatto suo, mettiamola così. Malbet pensa a quello, io penso a quest'altro. Pesce di riva. La tagliamo sta codina? La tagliamo. Vieni qua. Oh, che carina. Sì, avevo visto quel buco lì. Salve, quello ci pensa Malbet. Buono. Micchia, comunque la corda, io continuo a dirlo, una delle mosse più sbroccate. Anzi, qua probabilmente l'hanno depotenziata. È una delle mosse più sbroccate in assoluto. C'ha un utility della Madonna. Ah, vabbè, è un accampamento dei banditi. La gravità fa male a tutti. È devastante, paragone. Ma nel primo ci potevi... Cioè, in un qualsiasi momento nel primo in cui staggerava un nemico, cioè stava così, tu la usavi e abbattevi, Draghi, chimere e ciclopi. Basta che stava un attimo stannata, gliela tiri, cade. Nel primo si tiravi una rete di fili che prendeva pure più persone aiuto. Infatti per quello dico che l'hanno depotenziata, perché sarebbe stata sgravata. A più tardi, Victor. Ma mi sa che questo è uno shortcut per più avanti. Ehi! Fanculo. Fotto! Puoi rubare le schegge di cuore di drago! Andate a chiamare chi cazzo dice che devi shopparle, porca troia! Un bandito! Un bandito di merda! Tu volevi parare con lo scudo. Peccato che sono un assassino, praticamente. Madonna. Madonna. Viva le skill passive. Ah sì, si ricollega al passaggio che porta alla torre della Risen. C'è la versione che invece di tirare il nemico ti avvicini al nemico. Non lo so, paragone. Forse qualche altra classe. Pensa che io al primo la corda non l'ho mai usata. Fatto male, Mark. Sbroccata. Jesus back. Bentornato, Star. Lei? Vieni qui, Wendy. Che facciamo? Magari lo facesse a me, Oga. Ho sentito qualcuno che diceva qualcosa, ma... Anche tre schegge alla volta, se l'RNG sta con te, sicuro. C'è un distruttore. Porca...
Sei un distruttore. Ma fottetevi. Madonna. Cosa? Chi ha parlato? Esattamente, bravi, vedo che siamo tutti d'accordo. C'è una tomba. Anello del contraccambio. Buonanotte, Garold. Dio Cristo. Aumenta temporaneamente la forza dopo una deviazione riuscita. Questo è per il guerriero. Dopo un parry fai più male. Minchia, parry, lo staggeri, crit. Devasti. Devasti. È una tomba di chi, però? Chiave della prigione. Vedi, un dungeon così a cazzo e si sale ancora. E ci ha dato qualcosa di molto buono. Qui? Oh. Salve! Tecnicamente nessuno, Star. Vengono totalmente sciolti e mangiati. Le pedine pure tecnicamente muoiono. Però tornano alla faglia. Povere stelle. Ah! Buono. Cosa avete visto di particolare, scusate? Una pietra del cercatore da qualche parte? Non lo so. Tanto, donna. Ah! I capelli. Niente abbaio al mare? No, perché se no non ti ritrovi più le tibie, solo l'osso. Una piccola catacomba. Ecco, io avevo detto andiamo a fare la quest. È isto. E tanto, lo so che va sempre a finire così, ma meglio così alla fine, no? Dai che questa è piccola, sicura. Scudo di Wandsworth. Well spotted. Indeed. Più forte? Questo è potenziato 3 volte. Più forte sì. Metti. Good on you for being so observant. Sono false risa e false pedine che vogliono salire al potere. Sarebbe bellissima come roba. E ci sta. Sono 4. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Avanculo. Che spaccati i teschi perché è tutto un cazzo se no. Infatti in giro per la mappa pure Rufus ci stanno i cartelli. Badate bene, state attenti ai falsi Arisen perché magari vi fanno delle cose tutto quanto, ma in realtà ve se vogliono un culà. C'è sta un cartello verso ovest, da quel che mi ricordo, che è molto figa come roba. Osso appuntito. Ma tanto arriverà Oga Sexy Star. Il momento in cui ci avrà la side boobs quando sarà un distruttore arriverà. A voglia se arriva. E pietra del cercatore. The thrill of discovery never gets old. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Ecco, dovrebbero workare su questa roba qua, onestamente, anche sulle animazioni di discesa, perché molte volte si bugga tantissimo. Allora, già che ci siamo, approfittiamo dello shortcut, perché questo qui è uno shortcut. Dice della carne, la lasciamo lì. Tanto chissà se posso usarlo sui cadaveri. Carne essiccata. Non a caso lo Strider è una delle mie vocazioni preferite, comunque. Sta un cazzo da fa. Qualcun altro? No. Meno male. Qua se può scende... No. What a view. I'd not say no to a short repose hereabouts. Could be a good place to take stock of our surroundings.
That's just what I was thinking. C'è un problema. Aspetta, forse da laggiù. Non è uno shortcut? Eccolo qua. Non ve lancia. Minchia, l'ho visti morti, I can see no path to take us onward. It seems l'ho visti morti. We'll need to work together if we're to see this done. Shall I assist? Ginevra? You are in need of healing. L'accia di Ginevra, ti prendo io. Di preoccupare, ma non di là, Ginevra! No, Rise, io voglio morire! Cioè, si è lanciato dalla parte sbagliata. Ma vaffanculo. Non voglio. Le pedine, ci sta un cazzo da fare. Si vogliono spezzare le tibie. C'è un cazzo da fare. Ah, porca puttana. Ma tutte, raga, non c'è sta niente a fare, proprio non le sanno gestire le altezze. Non le sanno gestire. Soldi. Devono imparare a scendere, sono tutte Aldo. Butta una cura rapida. Nella sua vertebra di moffetta. Chi è? Ah, c'è altra gente. Malbeth è un po' confuso. E ribalta di su. Ok, madonna. Allora, mi sa in realtà che già ho sbagliato via, perché in realtà il bivio doveva andare dall'altra parte. La via è di là. Ma perché tecnicamente voi potete anche prendere le pedine mentre cadono e loro vi prendono a voi e tutto quanto. Però, cioè, cazzo, papà, se n'è andata da un'altra parte, se n'è andata. Da un'altra parte. A quello ci pensa Malbeth e invece lo attira. Va bene lo stesso. Mica, comunque mi piace Malbeth come è venuto da guerriero. Fa ancora delle cappellate incredibili. Però mi piace. Ecco, mi sa proprio che è questo il cartello che dicevo, Rufus. Attenzione ai falsi Arisen. Questi sono impostori. Non mettete la vostra benevolenza. Non lasciatevi ingannare. Guardate qua. La mappa mi dice che ci sono stato. Ah sì, è vero, perché c'era il ponte sud. Lì c'è una torre che ignoreremo probabilmente. Butta di che è morbido. Procede a schiantarsi sul cemento. No, ho sbagliato tasto. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. Salve. Non mi ha parlato, Boni. Buoni tutti. Ma tranquillo, Franco, non c'è vergogna. Il demone dell'odio è un boss di Dark Souls e non di Sekiro. Chi cazzo è quello? È un ciclope. Minchia, quanta cazzo di gente. Vabbè, noi ignoriamolo. Andiamo dritti. Ma poi tu dici pure, vedi, quando stai in ste zone ampie lagga. Porca puttana, raga, ma qua attorno è pieno di goblin, sauri, cristi grossi. Cioè, porca puttana. Non quello, la stronza. Prendi pure quella. Grazie, grazie. Sta andando molto bene, Franco. Mi sto divertendo un bot. Il lupo che cosa droppa? Carne marcia, giustamente. Ma poi sta roba non consuma neanche troppo di stamina, quindi voi potete proprio usarla per dare delle chance ai vostri alleati. Incredibili. Madonna. Pure qua, quanta roba da esplorare. Laggiù ci sta un'altra statua di una Risen.
Laggiù c'è anche un'altra statua, c'è una cassa. No, no. Ma boh. E vabbè, piano piano, ragazzi. Piano piano si fa tutto, dato siamo 28, grazie belli. Quello? Cazzo, mi sono in mezzo, mi sono messo in mezzo. Comunque Ginevra non ha chill, appena vede qualcuno, subito, boom, sisma sotto al culo. Grazie per lo spammino, Rufus. C'è una quest secondaria. Se lasci la carne contro i lupi smetteranno di attaccare. Bellissimo come dettaglio. Sarebbe bello se potessi tamare alcuni mostri, tra virgolettoni. Buonanotte, Franco, grazie per essere stato con noi, bello. Non ti preoccupare. Madonna, c'è un Cristo enorme. Io devo proteggere quello. Il ladro è sbroccato molto. Sono contento, Star. Alla fine escono anche altre robe, quindi ci sta. Just a little something to show my appreciation. Curtis. Che tra l'altro dovrei andare a fare un giro nell'obitorio. Devo vedere se è morto qualcuno. Perché sicuramente muoiono per cazzi loro gli NPC. Con tutta la roba che succede attorno mentre viaggi. Te ne perdi uno e la fine. Mi sa che la via è di qua, perché dovrebbero essere dei goblin accampati in una miniera. Eccola infatti, è apparsa, sì. La mira di questo rampino molte volte. Dammi i tuoi oggetti. Ramo secco. Ma sì, stava quello perché ormai la gente appena vede un qualsiasi gioco dove ci sta una schivata, una stamina o qualcosa, come diciamo sempre, un Souls per le persone. E non avete ancora visto l'Archer Mago, tanto quelle classi prima che ci arriviamo. Come to think of it. No, ma io dico in generale, Star, che la gente vede tre robe del cazzo e dice Souls like. Va bene. Io d'altro non ho visto niente di quel gioco. Cazzo, ho cliccato. Keep your eyes peeled. Look, master, goblins. Proviamo veramente da morti? No, non puoi fotte. Peccato. Cioè, grazie al cazzo. Non è più un furto. Depredi il corpo e basta. You have my protection. Sì, sì, comunque, la maga, quando vede che c'ha delle occasioni, prende i goblin. E visto che lei giustamente non è che ha botte di spada, di scudo, li prende per allontanarteli semplicemente. Li tira via. È il suo modo... Aglio. È il suo modo di proteggerti. Adoro. Che tra l'altro un'altra roba che ho notato bellissima è che la formazione del party, di come va in giro, cambia in base al vostro ruolo. Se voi andate a vedere la vecchia live, la scorsa live, quella con l'arciere, fate caso una cosa, tutte le pedine stanno sempre davanti a me. Adesso che sono il ladro io sto in mezzo, i maghi stanno più dietro e Malbeth sta sempre davanti. È una... Io non so se è una cosa appunto di vocazione, però ho notato che c'hanno tipo delle formazioni in base a come siete messi. E sarebbe fighissima come roba. Sarebbe molto figa. Corda! La mossa più forte. Ah no, quella è una roccia. C'è un bivio. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to be... No, se ci sta un piccolo dislivello, c'ha molto margine di errore. È molto figa, Rufus, perché giustamente c'ha senso che appunto, anche se tu sei un mago, non vai in prima linea, ma hai davanti il guerriero o il distruttore. Ui. Andiamo un po' di non corda, dai. Cambiamo un attimo il... la situazione. Madonna. Ma che cazzo vuoi dire? Cioè, il ladro fa tutto da solo, praticamente. Sì, ma quella è perché la personalità, Ragnar.
purtroppo. Quello l'ho appurato. C'ha la personalità da spontanea, che quello praticamente lo spingerà sempre. Sempre ad andare in avanscoperta. Ah. Spadone a due mani. Questa sarà l'uscita del dungeon. Ok, abbiamo sbloccato almeno la classe del distruttore. Shottato, va bene. Ho sempre voluto farlo. Aglio, ma ti ad un sasso. Brutta merda. Becca, ti piace? Madonna! Madonna, che belle poi le animazioni. Perché non solo ti fa il crit da dietro, poi ti butta per terra e te ne fa un altro. Perché l'attacco pesante del ladro c'ha questa capacità, sempre un po' per tutorial, che se voi tenete premuto, fa il grab. Se è un nemico piccolo, quindi, e potete fare il grab, lo butterà per terra. Se è un nemico grosso, invece attaccate proprio. Calzettoni da cacciatore. Ci arriverò a quel... No, dai, che volevo fargli qualcosa di carino. Peccato, vabbè. Allora, qua è che si saliva. Mi sa che mi sono rotto. L'unico modo per arrivare dall'altra parte. Però magari quelle barre mi ce potrò attaccare. A breve lo proveremo. Qua neanche il lutto perché sarà merda, no? Merda. Io non vedo l'ora di sbloccarlo quello, Vale. Anche se mi dispiace un po' perché da quel che mi hanno fatto capire non è che hai ogni arma con il suo set. Ma... Ginevra, ti piace un coccolone? Ok. Ma c'hai un'abilità. Cioè, c'hai tipo tre abilità più quella per cambiare la roba o qualcosa del genere. No. Meno che non devo grabbare proprio, perché potrebbe essere che devo grabbare. Mi si è spezzato dalle tibie. Meglio così. Pa-pa-pa. Qua ci sarà il bastone. Eccolo qua, mi sa. Il bastone, in realtà, lo scettro. Sopra c'è qualcosa? C'è qualche segreto? Perché vedo che si può continuare. Dai, la vita del cercatore. Niente. Nisba. Ok, abbiamo già trovato la roba. Sono contento. Pensavo ci sarebbe voluto molto di più. Mi deve lisciare le mele. Madonna, che cosa hai miei sbloccati in testa. Ma lisciami le mele. Sudicio. Arca troia. Arca troia. Sì, ma io devo capire come cazzo arrivare là. Ah! Ok. Ho visto. Ovviamente io col leggendario lo prenderei soltanto per fare il fashion, sarò onesto. Cioè, perché così posso mischiare tutti i set, magari giusto prendendo due armi. Anche se da quel che mi hanno detto ci stanno già le mod per fare una sorta di true eroe leggendario. Puoi mettere insieme le ultime vocazioni da Maxine New Game Plus. Ci sta come roba. Anche perché infatti immagino che farà salire più vocazioni al tempo stesso. Col fatto che l'equipaggio. Questo gioco senza la carta dello zio Peppe non si finisce assolutamente. Bisogna shoppare tutti i cristalli della faglia. A inizio live non abbiamo ricevuti quasi 2000. Che tanto questo è immaginato come una community piccola come la nostra comunque. Perché la maggior parte che la renta, Malbeth, siete voi. Allora, di qua ci collegheremo... Oh, argento. Ci collegheremo sicuramente all'altra parte del dungeon. Salve. Telecamera. Tu? E ha fatto un assist, Malbeth, che bellino. Aspetta che lì vedo però una cosa. E lì come ci vado? Tutto bene, Jack. Tu come stai? Bello quanto?
quelli che possono reclutarlo dopo, ma non vi preoccupate ragazzi, apprezzo nell'anima. Infatti sono contento che ho visto anche sulla parte, sulla taverna della PlayStation, ci stanno 3 o 4 persone. Shottato, va bene. E di che, non ti preoccupare. Ma tanto noi abbiamo trovato dei pantaloni. Cioè, pantaloni, delle calze. O delle muta. E sono pure sbroccati. Cioè, mamma. Ma ho capito. Ma no, li metto a Malbeth. Ma no, che non le metto. Ho capito che mi piacciono le ciappette di yoga, però. Mutande sexy, ma veramente. Abbiamo trovato delle parigine con un paio di mutande. Tutto bene, Jack. Vanno molto molto bene. Giapponesi, tra l'altro sono anche forti. Arca troia. Li metterò a Malbeth la prossima volta. Oh, qua c'è un dungeon più grosso. No, non volevo. Volevo far soltanto scendere ste merde. Le... siete pure tanti. Mi sorprende che tu conosca le parigine. Eh beh, ragazzi, non mettiamoci a fare questo discorso. Però capite bene. Capite bene. Anche io ho i miei interessi e cultura, esatto Rufus. Mi hai trovato le parole. Mi hai trovato le cazzo di parole. È la Madonna, è dinamite. Cioè, probabilmente sì. Che c'è di oggettino? Monete. Perché ho voglia di baguette ora? Non lo so, Jack. Avrei voglia di pane francese. Quelle dell'Eurospin sono buonissime, appena sfornate. Sono divine. Gli ingredienti sono plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Buttiamo tutto, corno, corno. Madonghi. Chissà se questa cosa. Se questa cosa aggiorna i negozi, effettivamente. Perché se arrivano gli equipaggiamenti da distruttore, magari, no? Ma sì, se vuoi fare qualcosa di fico, sì. Ma in realtà stanno bene anche in... già così. Onestamente, però diciamo che, come ho detto, voglio farla un po' di fashion. Oga non ce la vedo con le potenze di fuori. Cioè sì, ma in versione barbaro. No, con la col pellicciotto, con la side boobs, ok. To charge ahead, maybe to rush headlong into danger. Let us take care to move as one. Era per il fast troll, Frankie, in realtà. Sì, ci siamo ricollegati qua comunque. Ho trovato un Gandalf sadomaso. Gandalf è una di quelle pedine che mi è sbucata tante volte. Mi sono spawnate anche tante main Poe. No, può essere che ha tirato una spikeata, che comunque questi giorni sta facendo l'inferno. Sì, ma quella... entrata lì come si sblocca? Io pensavo fosse l'uscita. C'è un buco qua attorno? No, perché qua è per salire. Mi sono perso un buco dove entra? Perché c'è il piano... c'è il piano... no, aspetta, c'è un piano sopra. Quindi c'è ancora qualcosa per salire in qualche modo. Tanto stasera sta tirando parecchie spikeate di lag. Devo capire perché. Tis broken. But me thinks there's still a way forward here. Forse da là. Da là c'è una via che va su, probabilmente. Credo. Ma immagino in questi giorni si sta facendo o pioggia con il caldo, la sera fa un freddo cane, quindi ti muori. No, invece. Non puoi esplorare tutto adesso, almeno non da qui. Grazie. Quando vedete che sto un'ora a fare ste cose, ragazzi, ditemelo, ovviamente. Pensavo fosse l'uscita del dungeon. Onesto. Magari da più in alto. Probabilmente. Stanno già a marci i corpi. Va bene, usciamo.
Buonanotte, Jack. Grazie per essere stato con noi, bello. Let's go. Magari se vorrei maxarla la classe del ladro. Gambe più corte, più lunghe devi avere. Noi dove siamo? Siamo qua. Cioè, vedi sta cosa della mappa che fastidio? Cioè, noi ci siamo fatti questo percorso qua. E lui mi ha detto tipo, boh, tu hai esplorato fin quassù. Ed è un peccato sta cosa, perché voi immaginate una persona che poi magari se va a fare una quest qua sopra, quindi pure tutta sta via viene esplorata. E quindi magari molto facilmente si perde le cose, anche perché tu non è che c'hai dei segnalini molto alla Elden Ring, no? Dove dici, ok, qua c'è il dungeon, qua ci stanno i drop, magari qua ci sono stato, qua non ci sono stato. E la cosa molto figa in realtà pure è che voi potete vedere una mappa più generale. Aprendo questa, noi sappiamo che su quell'isolotto c'è un villaggio. Sopra c'è sta Melve e compagnia. Allusione, la sto maxando per l'augment finale, quella del ladro, immagino, che sarà qualche cosa bokeh, sui crit, sui riposte o simili. No, torniamo con una pietra. Torniamo con un pietrozzo. Ah. O andiamo a esplorare a sud. Arriviamo al villaggetto, se no. E poi torniamo indietro. Se potrebbe pure fa. Anche se è lunga la via verso il villaggetto. Perché il fatto che pure sta zona qua è inesplorata. Cioè, tutta sta roba qua sembra chissà che cazzo abbiamo fatto, ma... Io qua appunto c'è sta una la miniera. Ah, magari ci si ricollega da questa miniera. Vabbè, torniamo intanto. Andiamo a sbloccare la vocazione. Vai. E andiamo a perdere anche dei frame probabilmente. C'è sta come roba vale, ma immagino che ti puoi fare delle piccole skill e porcate o strategie. Per sé che non riesco a giocare in remoto da PlayStation 5. Che bella la nostra bellissima Italia. Piove per un attimo, le connessioni esplodono, neanche avessi snappato Thanos. Salve. Good tidings, sir. How fares your retrieval of those plundered weapons? Oh ho! You have procured an archer staff, I see. Most excellent. You may now change your vocation to sorcerer, if it pleases you, sir. However, if you wish to register as a warrior instead, you will need to acquire a greatsword. Va bene. Good tidings, sir. How fares your retrieval of those plundered weapons? Marvelous! You have acquired both an archer staff and a greatsword. You may now change your vocation as desired, sir. What's more, I bear glad tidings. Would seem our arms shortage is at an end. I dare say the armory will be resupplied anon. Abbiamo roba nuova anche nell'armeria. Bellissimo. Ok. Va bene, Malbeth. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Cambia classe, fammi vedere. Salute. Di spingere e tirare i bersagli quando li afferri. Sfondare la... Madonna, ma che bella! Ma è devastante. Sì, io praticamente guarda, l'unica cosa con cui finiamo oggi è parlare con il signorino, perché tanto sono sicuro che lui è il tizio come in Dragon's Dogma 1. Ti dice soltanto, guarda, vuoi andare avanti con la trama, fai queste 3 quest, queste 4 quest, queste 5 quest. Aumenta la forza di atterramento. Minchia, ostinazione e dominanza. Beh, stanno la roba greve, eh. Se portavi le armi prima dal fabbro ti aumentava anche la sua amicizia. Ah, perché è vero che lui ti dice, tra l'altro, i goblin mi si sono fottuti la roba. Peccato. Non ci ho pensato. E lui dice l'accumulo della barra di perdita quando si ricevono danni. Questa è ottima perché giustamente lui sta in mezzo a prendersi le pizze mentre attacca. Questa è molto buona. Cioè, guarda che drip c'ha il cazzo di stregone. Ma guardalo che bello. Probabilità di causare status alterati.
Vi riduce la velocità con cui gli oggetti si deteriorano, aumenta la resistenza all'atterramento, aumenta i danni inflitti quando viene sfruttata debolezza elementale e aumenta la tua magia. Va bene. Bello. No, no, sì, probabilmente per la prossima volta. Devo vedere. Perché il ladro mi sta divertendo un botto e vorrei far fare a Malbert anche qualche livello da guerriero per la difesa fisica e la vita e anche quel minimo di stamina che se mai diventerà uno stregone gli fa soltanto che bene poter campare più. Ma comunque... Your presence is requested at the tavern this evening. Sì, ma tu me lo stai a dire da parte del capitano o da parte di una persona che mi vuole menà? Perché se non lo prendo lo scapoccio il tizio. There's something written here. Cioè, mo ci andiamo in taverna, ok? Volevo giusto un attimo spippolare che cosa vendessero di nuovo. Sì, ciao Bjorn. E anche per quello, Rufus, perché vorrei maxare la vocazione, che tanto non è che mi manca tanto. Cappuccio... Oh, sì! C'è l'armatura da... Bella! C'è l'armatura da distruttore. Dov'è? L'ho vista, cazzo. Scusa, è sparita. Eccola qua, l'armatura tribale. Cioè, certo, te le potrebbero pure far vedere addosso, eh. Ormai sono 20 giorni che mi aspetta. Sta lì a bere tutto il tempo e basta. Abbiamo delle cappe nuove? No, cose nuove no. Tanto lui ci abbiamo l'affinità al massimo. Che carino Bjorn. La corazza. Tanto posso dirti che ho riportato le armi? Cheat, esattamente. Abbiamo una spada vermudiana. Zona selvaggia. Buonasera FF. Belle. Lame di squisita fattura, ma dagli scopi brutali. Le punte evase svasate lasciano carne e ossa quando escono dalla vittima. Inchia. Spadone a due mani. Oh, riccio di ferro. C'hai anche queste robe contundenti. Scudo di Wentworth. Va bene, c'è robina nuova. C'è robina. Ancora tu. Ma tu la notte te ne vai a casa a dormire invece di stare qua a rompi i coglioni. Il ragazzino non ci sta. Perché vorrei finire quelle paio di quest. Onestamente. Siediti. Facciamo una ronfichiata. Ne facciamo un'altra. E via. Aspettate qua voi. Tu sei... Madonna. Comunque, cioè raga, mi viene voglia di sgozzarla, È incredibile. Faring well, I hope. Would you care to join me? I'd not say no to a bit of company. I was hoping you'd say that. Do you know, I had a feeling we'd meet here today. Intuition, I suppose. Say, you're not from round here, are you? Are you a traveler? Have you seen many places? How I envy you. This city is all I know. I long to learn more of the outside world, but... Mother won't allow it. Ma c'è una pietra del cercatore nella fontana, non ci ho fatto mai caso. She's always telling me how dangerous it is beyond the palace walls. But that only makes me question her judgment all the more. Perché il viso lo ricorda molto, Frank. After all, if the world truly is so perilous, what of the lives of our people? They must be fraught with uncertainty, subject to harsh conditions. It seems unfair that I alone should be shielded from that reality. But listen to me waffling on. Ah, I almost forgot. Here, I brought more of the money I owe you. I should have the remainder ready by our next meeting. Probabilmente funziona anche di mattina, Ragnar, ma non ci sono ancora mai stato. My apologies, friend, but I'd best be going. I mustn't let Mother find out I left the palace. Thank you for indulging me. I do hope we'll see each other anon. Till then, farewell. Ciao. Si sono moltiplicate. Un pro Frodo e Harry Potter. Gli occhi Harry Potter, i capelli Frodo. Effettivamente.
Ah, è vero, nei bassi fondi era la ragazzina. Andiamo dalla ragazzina, vai. Scusate, mi è partito il dialetto. Dalla ragazzina, non dalla ragazzina. Porca Eva. Shakir. Ho pensato che questo sarebbe stato il posto in cui avrei avuto più probabilità di trovarti, ma sembra che abbia scelto il momento sbagliato. Suppongo di essere stato così ansioso di consegnare il mio dono che sono partito troppo frettolosamente. Non importa, lo lascerò qui sperando che ti sia utile. Il locandiere? La panterona? Ah no, il basettone! Ok, buonanotte Star. E cazzo, potrebbero mettercela una, un'immagine della minchia, no? Per farti capire facilmente. Andiamo dalla bambina. Ma aspetta, magari sta qua? No, è andata in pasto agli zombie. Minchia quante pedine girano qua sotto. Dimmi. Mi bipe il culo. What to do? What to do? Hoi Arisen! Say, have you heard about the state of the river? Do you know the river close by the church? Well, it's come to be full of muck and filth and all sorts. That's a problem for the church, as it draws from the river to make holy water. The water's so filthy that it's going to take twice the amount of gold ore to purify it. I was thinking you could help the priests by finding some gold ore. After all, it wouldn't be good for anyone if the church ran out of holy water. Oh, I was hoping you'd say that. Thanks ever so much. Ma questa pensa che sono nato ieri? Ma è palese che sta a fare qualcosa con i minerali. Per fa qualche rituale strano. I'll help too. I'll look for gold ore every place I can think of. Madonna mia, che palla al piede che siete voi due. Non dimollano, ci sta un cazzo da fare. Non dimollano. No, queste mu rientrano a casa e seminano. Se ne approfitta. Ma questa sta evocando dei non morti. Rufus, ma perché se no, cioè, che vuol dire l'oro per l'acqua santa? Che vuol dire? Ritira oggetto, sì, potete farlo anche da qui. E prendiamo due di oro. Mamma mia. Raga, veramente perdonate quando vedete sto smascellamento di frame rate. Perdonate. Porca eva. Buttala giù dalla rupe. Rupe! Toh. Oh, it's not right. It doesn't make any sort of sense. The doctor examined him afore and said he'd be better with a bit of medicine. Yet ever since he came here, he's only gotten worse. I understand how you must feel. But you must see that your son's health continues to wane. There is no medicine that can heal him outright. He requires proper treatment. I am caring for him as best I can. I beg only for your patience. However, if you truly cannot entrust him to me, perhaps you would care to take him home with you instead. Tanto bello che il simbolo che ha sul petto è quello del sacro in Dragon's Dogma, il simbolo del sacro. Mayhap convalescing in a place familiar to him would aid his recovery. Of course, I would be sure to visit him as oft as I am able. Tanto è quello che abbiamo visto la volta scorsa che stava sul letto. Home, you say? Dear, we are pressed enough as tis. All right, he stays. But pray bring my son back to health. I will look after him. I swear it. Diciamo che dopo che ho sentito quel rumore di non morti sotto, sto convento, non so perché, non è che mi sa molto di posto sano. Buonasera, Matt. Hoi Arisen! Have you found any gold ore yet? Ciappala. Ne avevo addirittura tre. Wow! This'll be plenty, I reckon. Thank you ever so much. Listen, I was talking to the priests,
And apparently our troubles aren't over yet. Would you be willing to lend us a hand again, Arisen? Just one more time. Thanks. So, remember how I told you about the river by the church getting all mucky? Well, the grown-ups are saying it's gotten worse. Now lots of people who live nearby are falling sick. The priests have been treating everyone as best they can, but there's nowhere near enough medicine to go round. I want to help them, but I'm not sure what I can do. Apart from ask you, that is. Would you bring us some more medicine, Arisen? Ovviamente. Oh, thanks, Arisen. What would we do without you? Morireste tutti dal primo all'ultimo perché non avete voglia di fare un cazzo. I'll talk to the priests in the meantime. See if there's anything useful I can do. Now we've need of medicine. We can purchase it at shops or... Hoi, Arisen! Have you brought any medicine with you? Ah, l'altro bello che gli puoi dare anche la panacea. Adoro. Now that's just splendid. Oh, thank you, Arisen. This should be plenty. I'll take it to the church straight away. Oh, tis a goodly deed we've done, aiding the sick. I only hope our efforts go a ways toward improving life in the slums. Però mi preoccupa quest'altra di questa. Tutto sta tomba ha un simbolo di una Risen sopra. Che è qua roba? Ah no, è proprio un simbolo che sta su tutte le tombe. Aspettate qua voi, eh. Sei tu? I spend my days in quiet reflection. No. Tu sei il malato. Un feride. Giustamente non pa... Dov'è la waifu? Mi serve la waifu maggiore. Ci ho messo giorni a finire. Ragazzi, non mi dite questa cosa che o è a tempo e tutto quanto. Ho paura. Non voglio far morire persone. Ma ve ne andate a fare in culo voi due. Che cazzo è finita? È ancora che scarta la vetra. Comunque c'è un problema di popolarità in questa città. È incredibile. Forse sta fuori a fare con i fiori. Sei tu. Sir, ought you not be in... Ah, forgive me. You're not a patient, are you? Tis a pleasure to make your acquaintance. My name is Eleanor. I have the privilege of serving as abbess here. Ormai il simbolo, il segno canon nel canale di Leech TV per le waifu o per le cose, persone belle, è questo. Io ogni volta così farò. I regret that I cannot offer you a cup of tea, but I'm in the middle of making my rounds of the patients. Not to mention, I have to find the means to procure more medicinal ingredients. Oh. You wouldn't happen to know someone willing to brave the roads, would you? I know 'tis perilous, but there is one ingredient in particular we cannot afford to run out of. You would procure it yourself. I am grateful beyond words, sir. In that case, might I trouble you to bring me some miasmite? A voglia, c'è un bordello, mica devo andarmene fuori città. The slums are a bane to the body's humors. And its residents are oft prone to illness. We do what we can with what little we have, but we're always short on helping hands. Your aid is most appreciated, sir. May your search prove fruitful. Tell is, miasmite can be harvested from phantoms, monsters that wander the world and not. Yes, sir. Quanto te ne serve? Soltanto tre. If that's not the case, you will have to excuse me. Buona, buona. Andiamo a prendere. L'unico fatto è che esatto, non so come puoi utilizzare dell'essenza di fantasma per curare le persone. Ma... Non mi farò... Troppe domande? No! No! Ma... Da, sì, vattene a fanculo. Take this. Heavens know you've earned it. Niente, 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 niente. Ma se mi dai l'altro tomo del guaritore, Madonna, te lo infilo in culo. Tutto quanto.
dell'amante della logistica, meno male. Non entrate che vi menate. Madonna, sta diventando un parto con tutti i cazzo di NPC. Sven. Chi cazzo è Sven? Ci abbiamo parlato poco. Ah, il tappeto. Perdonate per essere passato senza preavviso. Ero così desideroso di vedervi che non ho pensato se per voi fosse opportuno. Infatti non siete a casa. Ecco, quindi fate una palla, ragazzi. Però non ho dimenticato di portarvi un regalo che vi lascio qui. Spero solo di vedervi presto, perché non vedo l'ora di ascoltare altri racconti sul mondo e sulle vostre avventure. Vino di frutta. Buono. Queste mo si menano. Sì, sì, è il tipo delle scatole. Queste mo si menano, ragazzi. Brighiamoci prima che entrano, che se ne è alla fine. Ritira. Miasmite, eccola qua. Sì, so, è che ogni tanto mi trovo roba attaccata, prima o poi arriverà un pacco bomba. Buonanotte, Palpatine. Non entrate, no. Stava già a tirare una pizza alla bambina. Ma ve la date a fa-? Guarda che pure questi vogliono entrare dentro casa. Ma che è un albergo, casa mia? È una stanza di merda con un letto. E rompo di coglioni. Porca Eva. Namo. Perché c'ho il rapporto al massimo, F. E quindi a quanto pare vogliono seguirti. Ma tra l'altro, che cos'è? Quello. Tomo che conferisce una pedina alla specializzazione amante della logistica per combinare materiali e spostare oggetti tra gli zaini dei compagni. Ah. Magari vede che se uno c'ha guarigione gli mette la cura dentro lo zaino. Zeneness. Be ashamed to forget their local. Yes, sir. Ciappala. Have you procured what I asked? Splendid. You've my gratitude. Unfortunately, I can give you little more than that. Forgive me, but I must return to my rounds directly. Ah, but in place of a reward, mayhap I could give you a tour of the premises. Ho tre stanze di merda. Only if you've the time and inclination, of course. What say you? Would you care to accompany me? Amo. As servants of the gracious hand, we provide whatever treatment we can to those unfortunate who are stricken by maladies. Yet, at times, 'tis not enough. Non li trasformano in non morti, spero. Perhaps you will recall the parents who were here when you first arrived. An unfortunate pair. They've suffered no few hardships in the slums, and now even their poor son Lubomir has fallen ill. By chance, he was examined by a roaming man claiming to be a doctor. Yet, the family had not the money for the medicine he required. Popo Barazzino, benvenuto bello, come stai? Sì, pure questo di soggetto è cazzo, vabbè. Finché sono io, finché gli metterò sempre nell'inventario roba decente, non roba costosa. Se sei pesante, distribuisci gli oggetti tra... Ah, ok, è molto più easy. E li combina senza dirti nulla, bene. So, he was put into our care. By your leave, Arisen. Here he is. This young man is Lubomir. We've been administering the medicine recommended by the doctor who examined him, but he has yet to show any sign of recovery. È per quello, dicevo, Ragnar, perché mi ricorda tanto quel luogo là. To be perfectly honest, I doubt the soundness of that so-called doctor's judgment. After all, there is no shortage of ne'er-do-wells out there, willing to claim their medicine the only cure. That they might inflate its price. Ma se lo accoltelliamo usiamo un cuore di drago? No? But I suppose I ought not say such things so openly. At any rate, I'd best continue on my rounds. Pray, stay as long as you wish. Come, come. We've medicine to prepare. We've enough to make a fresh batch now, thanks to a kind donation. You there. Help me. Listen, the sisters here are good to us, but I'm growing weaker day by day. It started with a slight fever, and now I can scarce lift myself up. See that empty bed? An old man was lying in it till just a few days past. Quello che sta sotto.
He told me he was feeling better. That he'd be well enough to leave anon. And now he's... Mayhap I'm just imagining things. I hope that's the case. And yet... Gah. Something isn't right about this place. Pray, should you hear any queer rumors about the Gracious Hand, come tell me of them, won't you? I'd see to it myself, but I can hardly move. Oh, don't go. Tell me a story. I could almost nod off where I am. Madonna, comunque voi siete... Indaga sulla casa della misericordia. È lunghetta comunque, però ho paura che sia a tempo, Rufus, per quello. Interesting tidings about town. Might I beg but a moment of your time? Cioè, perché quello muore. È quello il fatto. Questo stira male, se non me sbrego. Beh, se intuisce dal fatto che questo continueranno a fargli le cure, no? Controlla se ha tempo. No, ma... Ma voi due... Cadavere potessi chiudere una stanza, cazzi vostra. Mi sta più simpatico della badessa. Come posso però... Ma perché è su tutta... No, è nei bassi fondi, quindi bisogna un attimo... informarsi qua attorno. Each of our patients deserves our full attention. Would that we had more hands to aid us. No, no, non esplode, Ragnar. Might you be a friend of Lubomir's? He's seen better days, hasn't he? There has been talk of sending him down to the basement, should his condition fail to improve. That is, the basement sick room, where our most critical patients convalesce under the Abbess's care. None of the other sisters are permitted entry, including myself. Teles, she gives the patients a special medicine. I know not what kind. At times I hear strange cries and moans drift up from below. Which is to be expected. Those who come here suffer all manner of afflictions, you see. And yet, a part of me is afeared for them. I do hope not befalls Lubomir. I should like to see him walk out of here. Che tra l'altro magari c'entra con il simbolo che sta sulle lapidi, magari. Solo la parte finale a tempo. Vabbè, che tanto ce l'abbiamo in altri 20 minuti, eh. Quindi magari spippoliamo qua attorno. You best watch yourself. Anche se già c'ho l'obiettivo di... Bravo. Perché sono delle rompicoglioni, Polpo. So, the worst of us are taken to the basement. Mayhap that's the source of the queer voices I hear a night. And none save the Abbess can enter? If the Gracious Hand has a secret, 'tis the Abbess who keeps it, I reckon. E che faccio, la sgozzo? You've done this much for me. Would you be willing to go further? I must find out what goes on down there. Oh, you've my thanks. I just can't stomach the thought of lying here not knowing. Of course, all the better should your search come to naught. But if you do find aught amiss down in that basement, it must be the Abbess's doing. Tanto chissà se posso usare taccheggio su lei per fotte qualcosa. 20 minuti probabilmente ci vogliono giusto per capire cosa devo fare. Bene. Should you find evidence fit to implicate her, will you help me see to it that justice is carried out? See, I've already reported my suspicions to the sentinels, and we've arranged a signal. If you apprehend the Abbess, they'll know to come and arrest her. So I beg you, sir, find the evidence you need, if it exists to be found. To get to the bottom of what is happening at the Gracious Hand, we shall have to acquire evidence of any misdeeds. I knew it to be so. Torniamo giù. E tu?
Vabbè che non è che spawna la roba a cazzo. I like that. Ma sapete che potrebbe funzionare? Taccheggio sulla signorina. Oh, cazzo, serve a fottere la roba. Dov'è finita? Che cazzo se n'è andata? What business would you have with a... Qua fuori c'è quella. Tu c'hai qualcosa di? Thanks, va bene. Ma sentito, se sei andato a nascondere la chiave. Sono contento, Marcus. Cazzo, stava qua dietro prima. Quella fa rincoglionita, sei tu. No. Ho capito, ma non è che è... Cioè, stanno sempre qua attorno, ste stronze. Quella non è, quella non è. Se n'è andata a bevere qualcosa giù in taverna. No. In tutt'ora col signore cercava il bambino, ecco qua. Vabbè, ci sta che sia criptica come cosa. Perché giustamente se sta a nasconde tutto o sta a fare sneaky sneaky. Ed ecco perché qua dietro ci sta la guardia. Ecco perché qua dietro c'è la guardia. Ma la bambina si è accorta che non dovrebbe sta giù? Bambina. Io spero che sta cosa la paccino però, eh. Cioè che magari puoi fargli un gesto per mandarli a fanculo. O qualcosa. Perché non è possibile che te seguono fino alla fine dei giorni. E di qua non ci sta, e di là non ci sta. Se c'è una panchina ci riposiamo un attimo là. Sta qua dietro. Meno che non c'è stato un accesso particolare qua. No, state attenti a non cadere sotto, per favore. C'è una panchina di merda qua attorno. Non c'è una panchina. Sì, in alcune no, ma non ho capito infatti perché ovunque. Cioè, a meno che ci avessero magari un piccolo aggrolore e basta, pure pure. Però cavolo, a meno che non ci si ricollega da qua. Alla taverna si può aspettare? Andiamo allora. Perché non ci ho passato così tanto. So che puoi offrire un giro di birra a tutti, che credo che ti aumenta un po' i rapporti, probabilmente. Salve. Fai passare il tempo. Many thanks. A te, bello. Adesso si chiama Gwen. No, perché è un sandbox, Nemo. Te dice indaga. Magari di notte puoi seguirla là dentro. Magari di notte puoi seguircela là dentro. Tu? No. Majory. Rachel. No. Ma dove cazzo? Scusa, ma raga, ma è despawnata. Ah, perché de notte scende qua sotto. Ma se ve a coppa e ve mette qua sotto. Medicine? Medicine! 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 Now! 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 I'll not linger here if I can help it. Really scary.
Me ne andate a cagare? No, te ne devi andare a fanculo. Via. Cazzarola. Oh, someone help me. Johan? Bruno, where have you gone? Ma tanto sono tornate. I shan't forget this slight. Vattene a fanculo. So. I know not why, but the words basement sick room set my hair on end. Shall we investigate? Splendid. L'infonde con roba de mostro. Miasmide. Medicina senza etichetta. La confezione non fa menzione degli ingredienti. Un medico erudito potrebbe forse indovinare la composizione. I sintomi di diversi pazienti, tra quelli segnati come dimessi, si notano i nomi Gena e Bruno. Come morti. Come morti. Va bene. Gli posso regalare della merda per abbassare il rapporto? Vediamo se posso subito dirglielo. You're back. Pray, tell me, have you found anything? No, dagli la medicina un cazzo. Le cartelle cliniche. These look like records of treatment. Johan and Bruno. I know these two. They left here not long ago, fit as a pair of fiddles. I recall them being especially meek to the abbess. Mayhap that's what got them out safely. At any rate, they may know aught of use. Loath as I am to ask more of you, perhaps you would speak to them in my stead? Devo trovarli? I do hope not befalls Lupermere. Come si chiamano? Ah, dato ti dà tutte le cose. Gena e Bruno. Ah, ma me li segna sulla mappa? Fortunatamente. Va bene. Ma la medicina non so se gliela dà o gliela mostra soltanto, perché cioè se gliela do indovinare qualcosa di satanico non vorrei ammazzarlo. Magari gli sto iniettando una bolla d'aria nel collo. Elena. Ah, yes. The abbess of the gracious hand. A fine woman by all accounts. I was in her care once myself. But I must admit, you see, I was only a little under the weather when I entered her care. But then I started getting sicker and sicker till I was certain death would come for me. In the end, I survived, but methinks I was one of the lucky few. So many died down there. And once I saw her, the abbess, meeting with a strange man. Allora, mo gliela mostriamo. She handed him a large parcel, all wrapped up. And he gave her something small in return. You'd think 'twere medicine, but I'd not have bought medicine from a man like that. He had the look of a scoundrel about him. They were whispering, but I did hear one of them say aught about keeping quiet. 'Tis well suspicious, eh? Where'd they meet? 'Twas in the square, in the eastern part of the common quarter. And always a night, as I recall. Ok. Sarebbe bello se gli magari dava dei pezzi di cuore di drago, boh. Lady Eleanor's a goodly person, a saint-like. Her earnest care saw me back to full health. I wavered between life and death for quite some time in that basement sick room, and she watched o'er me through it all, bless her. Can't say as I miss that basement, mind. 'Tis an eerie place,
dark and shadowy, filled with the moaning of the sick. Supposed is only to be expected, given the state of those assembled. I'm sure I was moaning too. Va bene. Però aspettate, visto che sennò fra un po' diventa l'alba, andiamo prima a guardare dove sta a fare l'incontro la signorina. Che ho paura che diventa giorno, che qua veramente c'è quello un attimo, che questi ritornano a farsi i cavoli loro. Tanto madonna quanto è aumentata la barra. Porca Eva. Rispetto alla prima live è diventata enorme la barra della vita e della stamina sotto. Occhio a non farti beccare. Con tutta la gente che mi insegue la vedo un po' difficile. C'ho praticamente il punto esclamativo sopra la capoccia. Then I shall remain by your side. Here. Aye, this is plenty. Lord Phasus is like to be in your debt. Nicely done. Suppose it can't have been easy to procure this much so quickly. Phasus sarà un nobile di quelli là nella zona sopra. You suppose wrong. I command their full faith. 'Tis simple for me to extract what I require. Ha! You're a fearsome one. Here's hoping I ne'er end up in your care. Okay. Enough. I gave you yours, now you give me mine. Of course. Wouldn't want to hurt the Lady Saint's image in the eyes of the common folk, would we? Here's your special medicine. Glad we understand each other. Till next time. Aye. Be seeing you. This is not the first we've heard of Lord Phasus. What could his aim be, I wonder? Now fair. Ma perché di notte non se ne vanno a dormire, sti stronzi? Mi sono girato, c'avevo tipo 6 persone dietro che stavano lì facendo: oh, come stai oggi? Tutto bene? Porca puttana. Alla nostra, polpo. Dio Cristo, poi dici perché qualcuno fa i cazzo di rapporti. Peculiar. E mi ha detto una cosa che non dovrei sapere, manco ho letto Rufus, perché ero un panicato. No, non vanno, questi mi entrano tutti in casa, cominciano a fare a botte. Ma non se n'è andata via di qua. Però vedi, io adesso posso anche andarci a parlare. Cerca prove a perché vedi, se tu ci vai a parlare adesso gli puoi fare: ah, che stai a fa', però non devi. Dobbiamo trovare Lord Phasus, però Lord Phasus, se è un lord, sarà nella zona dei ricchi. Niente da pensare. Quindi andiamo su. Ma magari ci ho anche parlato. Se premo X mi dà altri dettagli? Ah! Bellissima sta roba. No, Nimu, bisogna fare le cose pulite. E no, non ci hai parlato. Dici con Phaeusus là o con la suora? Qualcuno faccia qualcosa? Che è successo? Che c'è? Lord Phaeusus? Pardon, sir. Salvatore. A friend of mine has an empty house, but no use for it. And I see you round the inn rather often. Understand me? Couldn't come free, mind, but the price is a fair one, and you'd have a place to call your own. What say you? E non ce li ho, la comprerò, ma bella. Well, you needn't decide this very moment. Come speak with me again once your mind's set. No, perché ho paura che mi saltano tutte le guardie addosso, Nimo. Phasus arriverà tra qualche quest, quindi non devo andare a casa sua? Perché il mio obiettivo non era tanto parlare con lui, eh. Era intrufolarmi in casa sua. Patrick, Allard... Sì, vabbè, a parte che sarà a palazzo se è un lord. No, questi sono nobili. Quello è un lord. Quello sta a cazzo di palazzo.
Sicuro. Posso entrare a Palazzo de Notte? I'd be glad to talk when I'm off duty. Il luogo è concesso di servizio. Ci sono delle aree in cui è vietato entrare, mentre in altre è permesso accedere solo in determinati orari. Ad esempio, se una guardia ti scova di notte nel palazzo, ti arresterei fino alle imprigioni. Inoltre, in alcuni luoghi è vietato l'accesso alle pedine. Giustamente, nella sala da ballo del palazzo di Vanwood si tengono periodicamente dei balli in maschera, i quali sono un'ottima opportunità per incontrare persone altolocate. Essi, però, sono degli eventi formali, perciò non potrei entrare a meno che tu indossi degli abiti adeguati all'occasione. Con la moto delle guardie puoi. Però per adesso non mi sembra che mi stanno a rompere. Forse perché è proprio dentro. Madonna. E questa è una mappa a parte. Porca puttana. Madonna. Questa magari ci veniamo di giorno a esplorarla. Meno uno. Vabbè, saranno nei prigioni. Castello. Uffici. Torre di guardia. Ah beh, perché molte cose ovviamente dovrei pure sgamarle. Non è che le sai a prescindere. Cioè devi, mentre esplori, magari ti dice: oh, queste sono tutte stanze singole. Quindi magari c'è sta, appunto, ok, la stanza da cosa. Magari c'è sta la stanza de Sven. C'è sta la stanzetta di Dina. Sarà qua dentro. L'ho cercato ora per scoprire che poi, che è un'informazione abbastanza fine a se stessa per la quest. Cioè mi è stata di che è inutile. Perché il fatto è che mi sembra banale il ok, se è fatta da della roba. Sì, è sospetto, ma non è che hai dei veri... Non sono delle vere e proprie prove. Mi piace sta cosa però di cercare di capire le robe, bello. Quelli non sono delle vere e proprie prove. Magari, visto che se sta ancora là, prova a fottergliela. E dobbiamo andare a far controllare anche la medicina, effettivamente. Te prego, stai ancora là. Ti prego. Very well. È là? I shall return. Adesso mi inseguono tutte le guardie. Ma com'è erba pura? Peccato che non gli posso fotte... Magari aspetta. È una cosa importante l'erba pura? Erba disintossicante. Combinano con gli altri materiali per creare... Almeno che non sia semplicemente che è lei stessa che li... Cioè, semplicemente lei entrano perché stanno un po' male, li avvelena e li cura. Cioè, magari gli fa qualche cosa per estrarre, boh, del sangue particolare, qualcosa di particolare. Poi semplicemente, appunto, l'ha avvelenati a morte, li cura e stop. Perché io avevo pensato che magari questo signorino gli dava i cuori di drago, no? Cioè, perché magari lei estraeva, cazzo ne so, robe un po' grevi, un po' importanti dai corpi, li riportava in vita e stop. Questa si fa le canne, te lo dico io, probabile. Come un po' tutti qua, Ven. Angelo della morte, direi più un aggettivo brutto, però mi trattengo. Va bene. Tu non ne sai niente, tra l'altro. Che cazzo gli frega lui? Questo ogni tanto si rimette a sedere. Oi. Petifraga e concubina. La medicina. What? You found a medicine used only in the basement sick room. I don't like the sound of that. Do you think could I trouble you to look into this as well? Ah, si chiamano. Ok, non sapevo, un'imufigata. Mayhap you could show it to the doctor I saw before coming here. Radcliffe, his name was. He's staying in the rest town. Pray, sir, do what you can. I must know.
Methinks we would do well. Sappiamo come finire la live. The doctor over in the rest town. Sappiamo come finire la live. Let's go. Let's go. Io col cazzo che fallisco una quest a tempo o quel che cazzo sia. Vai, 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 vai. Sir, if you please. Dimmi. Pray, excuse my boldness, sir. I am but a humble maid in service to a noble household. Might I beg a moment of your time? My master is in need of aid, you see, and I'm hoping you'll consider offering your assistance. Oh, thank you, sir. You cannot imagine my relief. Ma che cazzo sei, mi devi dire? Might we continue this conversation somewhere more discreet? The matter it concerns is rather sensitive, and I would not risk being overheard. No, ma infatti, Rufus, ci arriviamo col carro, così non mi spoilero cose. You will find my master's manor in the noble quarter. Pray, meet me there at your earliest convenience. Io la sto adorando sta cosa, però vedete, tu non puoi camminare, cioè c'hai il panico. La casata del fior di sole blu. Te prego, non mi dica a tempo. Oh, questa non è la bambina. È Daphne, no? Non lo è, grazie. Corri. Corri. Corri come il vento. There's a ladder here. After you, Arisen. Vai, 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 vai. Da qua dovrebbe partire un carro che arriva diretto alle poste. Ogni volta sembra una piata per il culo. È incredibile. I'm not taking any passengers. Riding in an ox cart would be a welcome reprieve. Walking everywhere is certainly tiring. This ox cart's bound for the... I'll not take you anywhere till I've had my due. Ciapala. Le scale, sì, le pedine sono innamorate. Sicuramente troveremo pure due fight. Ding ding, tanto è bellissimo perché suona anche la campana quando parte. Ciao, a mai più, spero che ti investe un bue. Non ho detto niente io. Tutta la parte a destra, Matt. Già, questa qua, per quanto dice che l'abbiamo spoilerata, non è vero. È esplorato tutto questo sopra qui. Questo qua. Sono un po' come i lupi cacciani in branco del primo. Sì, sì, è un tormentone. Ma dove cazzo scappi tu? Ma che me lasci a piedi? Certo, sotto agli alleati fare un terremoto non mi pare il caso. Eh sì, Matt, eh sì. Perché comunque si ammazza tanta roba e compagnia. Finiti? Perché qua è pieno dei goblin, bastardini. Stanno i goblin nascosti nell'erba alta. That was hard one. Let us pick ourselves up, dust ourselves off, and try not. This ox cart's bound. Sì, vorrei sedermi. Ah, perché mo ti devi fare anche la cosa con i lupi. Oh. Lupi? Madonna. Se ci sta qualcosa di alto sta corda, molte volte si bugga. Ok. Adesso dovrebbe poter salirci. Perché non ci posso andare? Ma perché in realtà si è rotto. Mi stai a di questo?
Lo so che siamo diretti. Ok, che se deve rimettere in viaggio probabilmente prima che puoi dormire. Oh. Oh. Minchia quanto cazzo mi ricorda la muraglia di Dragon's Dogma 1. Cioè, mi sa molto di quella zona che doveva essere nell'originale, no? Quella che separava la zona ovest dall'est. Ok. Guarda quanti mercanti! Oh! Quanto mi piace sta cosa delle introduzioni. Qua prendo questo, so, infatti sto attento. Questo magari è un luogo dove gente di Batal e gente normale vive, no? Say, you wouldn't happen to have seen a pretty stone lying about, would you? One befitting the name the Jadeite Orb. It was stolen from me while I was delivering it, and if Master Everard should find out, he'd wring my neck. Questo letteralmente, ragazzi, l'ho visto correre mentre mi facevano la presentazione della zona. Ho detto, vabbè, starà scappando. Ho visto correre, mi ha cazzo sponchillato. It's no exaggeration. He's had people killed before, more than a few at that. To be quite truthful, I'd intended to sell off the Jadeite Orb and quit this place for good. Working under a man such as him, I'd only get chewed up till he decided to spit me out. That jewel was my last hope. Now it's gone. Unless you were to find it for me, would you, sir? I'll pray do a poor man a kindness. The Jadeite Orb could be anywhere now. Perchance we ought to speak with someone who has experience in banditry. Madonna quanti, perché giustamente questo è la zona tra i due paesi, quindi sarà pieno dei mercanti. Tu non sei un negozio. Scappa, Giacomo. Oi, you there. You've just arrived in town, haven't you? I don't mean to pry, only it's my grandson, a boy by the name of Rog. He's gone missing. Pray tell, have you seen the lad? È questa, vero? Morris, I've just found out Roger's been abducted by beasts. What? No! How can that be? I've just heard news. Roger was seen being dragged off by wolves. Oh, my poor boy. We must go rescue him at once. Morris, think what you're saying, friend. We can't go charging off after the lad. We are no match for such creatures. Do you truly expect me to do naught but twiddle my thumbs when my only grandson's been taken from me? The soldiers won't do aught for him, will they now? Comunque questa l'hanno messa apposta, eh? Cioè questa è messa tra virgolettoni a trappola, perché c'è là dietro il simbolo dell'altra quest, tu vai dritto e te la mettono apposta. Concern it all. He's right. But what else am I to do? If I do not hasten to the poor lad's aid, who will? No, ma infatti sarà veloce se dobbiamo andare a ammazzare e salvare un ragazzino, quindi ci andiamo subito. Mi offri il tuo aiuto, che cazzo devo fare? Do you truly mean that, sir? You will save my grandson. Ma questa, Nimo, non è che è stata scappa. Questo a 7 chilometri mi ha fatto partire l'interazione. Non è stato qua, non puoi scappare, ti avvicini al negozio e alla fine. Le ultime parole famose, si fece l'una e mezza. If you return him to me, I will be forever in your debt, stranger. Va bene, buonanotte, Polpo. Who might have the answers we need? Ida, shall we ask around? Have you come from Vernworth? How are things there? The ancient battleground to the north is overrun with hordes of fell beasts, and so little are survivors anticipated that Città Nuova. Not even a checkpoint here. In times past, 'twas safe enough a night.
when the monsters sleep, but no longer. Since a few days past, skeletons and phantoms have made this their nightly battleground. Tis nigh impassable now. Ma non è che loro dicono dei lupi l'hanno trascinato via? Uno si crede i lupi, ma in realtà è un gruppo criminale. It could be that aught's befallen the cenotaph. I'd heard the spirits had calmed somewhat since 'twas erected. Sì, ma chi cazzo t'ha parlato vorrei sapere. Say, if I cannot dissuade you from traversing the ancient battleground, would you consider passing by the cenotaph and making sure aught's aright with it? Perché vedo che l'obiettivo della missione è qua in città. Quindi mi sa di tizio del ragazzetto che sta qua in realtà. Il bello è che questa non è una quest. What? Cioè, perché metterla qua? No, ma infatti sono tipo quelle notizie... Ah, dici, ok, questa qua. E sono quelle notiziette che ti mettono per chiacchiera. Well spotted. Shall we see what devo sapere delle info. The flowers that bloom around here glow come nightfall. Grazie al ciol. From what I can glean, the petals absorb the sun's light by day and release it after dark. Isn't that unusual? Nature works in mysterious ways. Hai parlato con Alsa? Lupi famelici. Dovrebbe essere un dettaglio che mi interessa questo. I met Roger by the cenotaph on the eastern side of town. He had what looked like a bundle of grass with him, only he was carrying it as though 'twere of the greatest import. When I asked what he was doing with it, he would say no more than 'twas a secret. So I told him to get home safe. Yet no sooner had I turned my back than I heard him scream. L'ha fatta apposta, Frankie, sapeva che non volevo le quest. I charged to his aid, but a wolf was already scarpering with him in its jaws. No, ok, è un lupo. Poor lad. His cries haunt me even now. Pray help him if you can, sir. He deserves a better fate than this. Però perché devo continuare a chiedere qua? C'è un monumento a est, no? A good day to you. You'll never believe this, but the other day I saw an elven woman and a dwarven man walking. Normally, you put an elf and a dwarf in the same room and they'll be trading blows before you can blink. Mayhap my eyes deceived me. Che è una città, l'Hobbit. Bambino, sai qualcosa? Got something for me? No. Tu? Will this take long? I've ought to... No. Ah, tu. Shame there aren't as many folk spinning tall tales in the tavern of late. I rather enjoyed hearing the one about the Gigantus. Have you heard it? 'Tis said to descend in times of conflict, scattering friend and foe alike and leaving only death and ruin in its wake. Magari perché, boh, l'entrata della Tana Elda si mostra soltanto di notte con i chiar di luna. Roba a cazzo, sto dio, ovviamente. Forse la guardia? If you see all untoward. No. Have you heard the rumors? The residents of a small village to the north are said to have perished overnight. There was no warning, no apparent cause, but one morning they were all discovered dead. Of course, such rumors are best taken with a grain of salt. Some peddler might have made it up to increase sales. I ought to report, have you? In realtà io vorrei fare questa quest, vale quella della badessa e staccare, se non spawn un'altra roba. Te? What would you of me? No. Tu sai qualcosa? Greetings, sir. We see a great many customers, no. Given our location.
so you'll have to forgive us if the ale runs dry. The sword and staff is open for business. Casa? Non c'è nessuno. Di qua non c'è nessuno. There's a chest. I shall take a look inside. Qua nessuno, tu? I'll be glad to talk. No? Cioè, questa è una casina, ma tanto poi si spippolerà qua dentro, che tanto quelli non scappano, fortunatamente. Reckon your road's been a long one. Trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least, you'll find a bit of peace and quiet. No, no, ma quello va a giorni, Nimu. Many thanks. Qua? No? Cazzo, ho parlato con tu, l'altro mercante, sei tu? How might I be of assist? No, sei tu? I've got nothing for ye. Sei tu? Pray, sir, seek out the Jade Idol. As for where to look, you could try asking a bandit or... Vaffanculo. Yeah? Te ci ho già parlato, voi siete quelli del carretto, quindi non ci frega niente. Aye, what is it? No, 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 no. C'è qualcuno qua attorno con cui non ho parlato. Beh. È una vecchia, in teoria. Spera che non sia morta di vecchiaia, perché se n'è alla fine. You looking to join? No. Ah, eccola, forse. Poor Rog. Dio Cristo. Anche perché era l'unica con cui non ho parlato. Buonasera, Postino. And he's delivered me my remedies many a time. Once. He even picked some flowers on his way out and put them up for me. I still recall his smile when he told me about the beautiful flower bed he tends to on the outskirts of town. Oh, Rog, will I e'er see your smile again? I suppose I can only hope. Bello che danno ancora tutti per scontato che sia morto male. Cioè, cioè io la cosa che non sto capendo, sapete qual è? È che ok, ho chiacchierato, mi hanno dato delle cose molto enigmatiche. Cioè, tu dici ti mettono la zona per sapere delle informazioni, però perché queste informazioni dovrebbero recarmi qua? Io ero già andato qua. A est ci sta il campo, la statua e cazzi e mazzi vari. Cioè, per me bastava quello. Onestamente. Pray, allow me to show you the way. Vai. Lui pianta i fiori lì, probabilmente, ok. E mi dici in modo più specifico dove andare. Ma infatti ho parlato prima alone con una che mi ha detto alla statua. L'ha visto là. Pray, allow me to show you the way. La via è questa, credo, Gwen. Sì, in mente si stanno fottendo la roba. I uncovered a treasure chest hidden in this very locale. There, master. Credo. Sì. Let my magics grant you an elemental boon. You have my protection. Arpia di merda, l'ho vista, meno male. Grazie, un diaspora abbiamo trovato. Buono. Yeah. Sì, Malbeth ormai è partecipe dell'ISIS. Guarda quanti ne ha piantati per la strada. Questi sono buonissimi. Io li sto prendendo perché magari ci servono per entrare. Anche se... Roger, che posto di merda dove andarti a infilare, eh? Bello, in realtà tu qua, se c'hai già l'indizio standard dei Ghiardiluna, li segui. Io. Tanto guarda pure qua quanto cambia, non vedo l'ora di arrivare qua giù a esplorare per bene. E di notte brillano pure, sì. Qua stanno tutti i petali. Era quel rumore. We're here, master. Grifone?
tombe. No, no, lasciatelo perdere. Portatela via, non ti dico niente. Via, via, via. No? Vuole botte? Vuole botte. Va bene. Sicuro? Sicuro. Vabbè. Oggi live un po' più lunga, ragazzi, così recuperiamo ieri. Vaffanculo. We must not give them a chance to recover. Marshal, lead the charge. Ma il cazzo di bue che vuole? Master, are you unharmed? Cadi. Madonna, l'ho buttato per terra, Bonnie. Il mille abisi deflagra tutto. E riattacchiamoci. Bombetta tattica. Focus. A moment of indecision may spell our doom. Ah, cazzo. This calls for a curative. Ti piace la botta? Sta mucca di merda vuole morire. Se non è contenta. Giù. No, abbattetelo, ruppezzate a me. Qua muoio male. Però aspetta, se faccio così magari no. Porca, che dolore. Che dolore. Sono caduto da in alto. Via. Oh, guarda che paesi stanno a cominciare a illuminare. Però, in tutto questo... In una biblioteca tutto parere di un branco di lupi, parla che con gli abitanti viaggia per scoprire dove è stato visto per l'ultima volta e capire dove l'hanno portato le bestie, quindi corre in suo aiuto. Fortune favors us, it would seem. Segui i chiar di luna. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. I say we collect as much as we can carry. Laggiù. Però laggiù non vedo chiar di luna. Look there. La canna di vacca che fa bene. Let us ponder eccole, sì, altri cosi. È là dentro. Ecco i lupi. These faces have grown mightily familiar. Our combined might is forced to be reckoned with. Boni. Che cazzo. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Well fought, Arisen. No, no. Immagino che di notte siano da molti meno infatti, per questo ho aspettato un po' la notte. Però non è qua giù. O è qua giù? Perché io ho visto i fiori per di qua. Ah dai, bellini. Però di là non proseguono. No, mi sa che è veramente laggiù. Però che bello. Mi intriga come quest. Bellina. Io spero siano giù.
Anche perché qua stavano i lupi. Eccoli altri petali. Non si sono illuminati, non so perché. Wolves drawn here. Oh. The paths to victory. Va bene. Eccoli. Segui, segui, segui. C'è un ogre. Che cazzo però, eh. Meno che non se ne siano andati per di qua. Da una parte quasi, quasi lo spero, no? Perché di qua c'è la morte. Eh sì. No, no. No, perché loro danno per scontato, Rufus, che tu leggi i dialoghi e che capisci, perché la signora ti dice, ti mostra la via, lui era sempre, spesso che mi portava sempre i fiorellini, li raccoglieva, li pianta, quindi tu dici, ok, per trovarlo, segui i fiori che lui pianta. Questa è una cosa bellissima, che appunto se non sei un tipo che magari skippa i dialoghi e va avanti dritto... Sbagliato via? No. Micchia. Grevi. Grazie, Malbet. Ho capito. Sti lupi per quanto tempo se lo sono scarabocchiato in giro. Dio Cristo. Non c'è rimasto niente. Eccoli laggiù, altri ghiardi luna. E quanti fiori aveva soprattutto, sì. Ignorate quelle merde. Eccola qua la tana. Fior di luna. Madonna. Tu scendi giù, lupo di merda. Ah, ma è quello Roger? Non credo. Tu accuccia. No, che non è lui. Ma ho capito. I think what's going on? How did I get here? I remember. The wolves! How is it I'm still alive? You saved me, didn't you, sir? I can hardly believe it. Thank you. I would not be standing here without you. How did you know where I was? Did grandfather request your help? Sei figo perché i lupi giocano col cibo, ma davvero? Più che altro non se l'è ricordato? Cioè, gli è partita un po'. I suppose he must be worried sick about me. If it's all the same to you, sir, I think I'd like to go home now. Shall we report back now? Io spero che sto stronzetto torna da solo. Ho messo un cristallo al checkpoint, sì. Ma se uso la pietra di teletrasporto, lui viene con me? Sicuri? Torna con me? Posso usarla? Se lo tieni in braccio, sì. Adesso lo lasciamo qua. Ah no, cazzo, è vero. Siamo dentro. Scusa, aspetta, siamo dentro. Mi sono sbagliato. Beh, è vero.
Già, peccato che non ha fatto cadere la pietra per terra come uno stronzo. Peccato. Dove sei, Tappo? La sicurezza non è mai troppa, Lon. Non è mai troppa la sicurezza. Ho paura di lasciarlo qua, poi sì che sono cazzi. We've arrived well enough. Where to next? Minchia, dall'altro vedi, sembra che l'ho fatta apposta dall'altro, bellissimo. Rog? Rog, is that you, my boy? Hello, grandfather. Sembra che sto parlando Albert. It's a miracle. You're alive and in one piece. Oh, joy of joys. I thought ne'er to lay eyes on you again. Grandfather, you're smothering me. Oh, hush. You don't get to complain of such things after you worried me half to death. I'm very sorry, Grandfather. I didn't mean to cause you grief. And you? Words alone will ne'er be enough to express the depth of my gratitude. I am truly in your debt. Pray, take this. 'Tis naught but a trifle in comparison to your kindness, but I hope you will accept it all the same. Un pisello di roccia. Thank you, sir. Thank you. Thank you for saving me. Lo sta soffocando col pensiero, sì. Huzzah! You done it! Ok. That was over in a trice. Where to next? Aye? In need of a doctor, are you? What's this you're giving me? Oh, I see. You want me to run some sort of test on this? Interesting. Well, you've certainly piqued my curiosity. Whatever your reasons, I'll take a look. Naturally, I'll need a bit of time with it. Come back again in... oh, I don't know. Later. What is it? I've not had the... sto tizio deve proprio morire. Sto tizio deve proprio morire. Diamo una panchina. Ah, tra l'altro tu. Infatti a me è morto, eh. Non faccio fatica a crederci. Vai. Tanto pure qua ho il terrore adesso perché è pieno di negozi, sì. No, siamo di fretta, Malbet. Ah, there you are. You've come at a good time. I've just finished running those tests. I must ask, where did you acquire that concoction? Tis a fell thing you got there. To be plain, 'tis more poison than physic. It has the potential to heal one's ailment, certainly, but only if they could survive long enough, which isn't likely. Cioè, praticamente ha creato il rituale dell'unione. Worse still, it has addictive properties that are likely to cause the patient to become dependent on its deadly effects. Ok, tipo, li rende suicidi. I say patient, but I should hope whoever made this did not intend it as a method of treatment. You'd have to be well and truly mad to attempt such a thing. Vabbè, insomma, sì, gli fa venire... cioè, è come se si riammalassero, tra virgolettoni, ma è semplicemente che ci vanno sotto, se ne vanno in cura, ripagano e tutto quanto. Quelli che ci hanno per spendi i dindini, li accogliamo più volentieri, gli altri col cazzo. Anzi, al massimo sulle altri ci fai gli esperimenti, no? La migliori, la miscela. Te prego, non dimmi che non sei morto. Beh, adesso posso tornare a casa tecnicamente, no? Ma che si piotta le pietre del teletrasporto? Io mica le ho sbloccate a casa. Dimmi che ce l'ho ancora. Ah,
Madonna, 10k ben spesi. No, mi pesa il culo, Matt. Mai sottovalutare il culo di una persona che ha le pietre del teletrasporto. Oh, Cory, ti prego non essere morto. Ti prego non essere morto. Perché magari ci mette anche più tempo e stira. Scuse, si chiamano questa casa mia. Però, l'albero mi ha fatto uno strano effetto. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ti prego. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's all to be found while we're here? Calcola, Matt, che ogni giorno ne puoi comprare una dal mercato di Ven. The patients in this room must not be disturbed. I fear I've much to attend to. What are you doing? Unhand me this instant. Many thanks for your assistance in this matter. Elena is being questioned as we speak. Suffice to say, your testimony, combined with the evidence you've procured, have cast a great deal of suspicion upon the Abbess that she isn't like to shake. Rufus, io lo sapete che volevo fare? Volevo andare a controllare se l'aveva portato sotto. Volevo prenderla, portarla nell'altra stanza e entrare. Non volevo fare una sorta di citazione a Goblin Slayer. Oh well, tutto bene quel che finisce bene. Pray have this, sir. Tis your reward for aiding us in our duty to this city. Ve lo giuro. Io per un attimo pensavo mi avessero arrestato, Io pensavo che mi stessero arrestando a me. No, no, è che c'avevo le prove. Marca puttana, che infarto mi è pigliato. Ho capito, ma il cristiano è vivo. Io... è ancora vivo? Ok. Anche io. io stavo andando a controllare per quello, ma che cazzo me ne fregava della signorina? Aspetta, aspetta. Che se gira male la prossima volta ce la compriamo la casa qua sopra, io ve lo dico. Io sono venuto qua... ero andato lì soltanto per... per vedere se è vivo. A me alcuni giorni dopo hanno detto che è morto. Vabbè, che tra l'altro potrò andarci sotto a chiacchierare con la signorina. Controlla l'obitorio in caso, vero? Non è qua il buco, ogni volta mi sbaglio. Cioè, raga, sono stannato perché... cioè, è bello che puoi... caricarla, no? Perché la stai catturando e la porti. Però porca puttana. Signorino. Tis here that the bodies of the... I beg you to conduct yourself. Sì, i cadaveri. No, c'è solo Ben. You are more than welcome. Puttana miseria, 5000. Porca puttana. È un dialogo che se ci parli in prigione, però devi entrare vestito da guardia. Ok. Ok, quindi è vivo. Andiamo giù. Shortcut. Ricordo, ma qualcuno te lo diceva di catturarla se avevi le prove. Ok, ti dice caricala. Io diciamo che ho skippato due tasti, due tasselli. Tu c'hai qualcosa di? Oh, heavens above. What are we to do? Perché? Was you, wasn't it? You took the Abbess from us. How could you do this? The acts she committed were unforgivable. This I cannot deny. But what do you expect will befall the rest of us in her absence? Vembara da curare le persone e non romperti i coglioni. Without the Abbess, we cannot possibly attend to all our patients. Without her guidance, I... Forgive me. Was an improper thing to say in light of the lives taken so unjustly. I will do what I can.
but I fear I cannot attend to everyone here. Zia, ma non so se hai capito che questi probabilmente entravano con il cagotto a fischio. Questa la avvelenava Boku, il veleno del pesce palla, fino a che non diventavano dei morti viventi e poi continuava sto ciclo di... Cioè, questi probabilmente adesso arrivano sì malati, ma che potete gestirli? This is a place of prayer. I'll gather these now. It would be a shame to forget their location when we need them most. Tu non c'è niente da dire sta roba. This is a place of prayer. No. It is good to see you are well. E lui che cazzo gliene frega? This is a place of prayer. Do keep your voice low. Vabbè, magari il tizio lo trovo che gira per la città, magari, no? Eccolo. I heard a rumor that this land was once a kingdom of beastrums. Non è morto. Truly? Quite. Though no definitive records remain. No, credo che questi spariranno o magari andranno in circolo tra qualche giorno, vabbè. Va bene, abbiamo finito la quest, quindi Malbet, devi toglierti, sennò non posso entrare. I can make no sense of this. I fear this trial is too much for one such as me. Fammi vedere. Caccia la sfera di giada, va bene. Visita il maniero. La ricompensa la sveglia da qualche giorno. Luogo di addestramento. Io volevo finire parlando con Brent a sto giro, ma sarà la prossima volta probabilmente. E mi sa che dalla prossima volta cominciamo a esplorare di qua. Poco c'è da dire. Se comincia a esplorare di qua, magari ce ne andiamo anche sopra dai nobili. Cioè, si continua. Adesso è finita, mi consente, ci vuole qualche giorno. Ok. Perché qua adesso abbiamo fatto tutto. Andrò al villaggio a visitare per vedere, per comprare roba. In realtà probabilmente visiterò anche qua sopra per spippolare nei negozi, per vedere un po' come gira la situa. Ho visto, ma magari avessi visto metà mappa. Abbiamo visto soltanto questa, manca questa roba qui. Ah, manco metà mappa. Punto, io ho il terrore di sta roba qua, Cristo Dio. Ho il terrore, sono curioso anche di esplorare la palude. Oggi abbiamo fatto una live un po' più lunga, ma ci sta una volta ogni tanto, anche perché erano quest. Sarei curioso anche di visitare il castello, di spippolare in giro, ma vediamo un attimo come va. Qua fammi, anzi andiamo a fare una ronficchiata, vai. Finiamo la live ronficchiando. È morto vestito da guarda coltella. Ma guarda che tu ci scherzi, ma credo che puoi farlo, Nimo. La paura mi terrorizza. E c'è anche Batal, sì. Io più che altro non vedo l'ora di continuare a esplorare, raga. Cioè, io già ho visto quella zona nuova tutta più particolare, tutta più rucciosa. Voglio andarci in sti luoghi. Kendrick, come stanno andando le tue avventure? Immagino che tu abbia visto meraviglie indescrivibili. Spero che il tuo ritorno condividerai un paio di racconti con me. Una persona capace come te non ha bisogno della mia benedizione, ma spero che accetterai questo umile dono per guardarti ogni bene. Mi sa che è il parroco. Aspetta la prossima live, ci andiamo con una quest. Ah, ok, la famosa quest a tempo. Sì, l'ho anche affrontato per una quest e mi ha aperto il culo. Una panacea. Ah, tra l'altro, visto che da un po', finiamo anche un attimo con stile. Gwen, congediamola. Che cosa gli diamo alla guasconcina? Telecristallo, no. Tanto questo è uno strumento utile. Magari posso mischiarlo con qualcosa per farci qualche roba figa. C'è qualcuno che si è appena bagnato. Che gli posso dare? Un cuore di drago. It's a pity we must part after sharing such a journey. Arrivederci, I am attentive and loyal. A te. Un ricostituente miracoloso. Madonna, 14 giorni di viaggio. Bella. Oh, Cristo Dio, ancora voi due. Ti vi lancerei di sotto dal dirupo.
Ma Albert, mi fai da guardia là fuori, per favore? Cioè, non farle entrare. Our adventure continues. Ok. Ah, non puoi tirarle! Se sono la tua romance, non le puoi tirare! Madonna! Perdonate, si salva. Ce ne andiamo di qua. Dato siamo ancora una ventina all'una e venti di notte, ragazzi, quindi grazie. E niente, bello. Oggi abbiamo fatto tante quest, tra molti virgolettoni. Prossima volta, onestamente, non so. Vorrei continuare un po' da ladro, ma vediamo. Ma vediamo onestamente. Devo vedere un po' come gestirmi la roba, perché il fatto è che sto tendo molto di meno a cercare di fare robettine adesso in privato, perché col fatto che siamo comunque raggiunti quel livello 30 e passa, ho paura che poi cominci a sventrare le papere. È vero che i personaggi sono buildati di merda e potrei semplicemente sovvenire a sta cosa non potenziando le armi. Ma vediamo, perché sono curioso del distruttore. Vorrei provarlo il distruttore anche per capire che cosa dargli ad Oga come endgame. Perché Malbet sicuro diventa uno stregone. Ne so abbastanza sicuro. Potrebbe pure diventare un mago, onestamente, perché un bel support di quelli puri puri che ti mette il palladium, che ti cura, che ti dà i buff, fa molto molto comodo, però non lo so. Lich l'equip fa tanto. Per quello dico, magari per bilanciare semplicemente compro gli equip, non li potenzio e stop. Domani probabilmente incontrerò la Sfinge. Indizi nell'ambiente. Sono contento. Io non vedo l'ora di arrivare alla Sfinge. Io sto al 40 e ancora non crepo, affrontando i draghi. Ma questa cosa, sai, Marcus, me l'hanno detta in molti, che effettivamente sembra più facile il gioco. Però non so se è quella questione del molte persone che ci giocano sono tipo dei vet o altro, perché secondo me è una via di mezzo. Perché ho visto che sono sbucate mod per aumentare la difficoltà del gioco, tipo aumentando HP e compagnia, però la prima volta non vorrei metterle. Cioè, non vorrei mettere mod in assoluto. L'unica che mi aveva attirato appunto era quella del frame generator. Tanto per chi sta andando, grazie come al solito. Ci vediamo domani con Devil May Cry. Grazie per essere stati con noi, belli. Però quella che volevo, l'unica volevo mettere, era quella del frame generator da utilizzare soltanto in città. Cioè tipo che in città appunto c'avevamo i bei 60 frame fissi. Perché? Perché c'è stava l'intelligenza artificiale che ti fa i frame. Quindi sarebbe stato molto comodo. Però vediamo. Vediamo, per prima della prossima volta devo un attimo... Ah, tra l'altro è vero, Marcus. Poi mandamelo o su Discord o su Telegram, dove stai più comodo, perché quella potrebbe far molto molto comoda. Ma anche perché, ripeto, è inutile. Cioè, è bello poter parlare con tutti gli NPC, però che tu me li fai spawnare in blocco all'entrata o che stanno là attorno a non fare niente, però che mi danno la CPU. Cioè che io non li vedo. Oh, peccato. Però ho giocato principalmente da stregone e Archer Mago, quindi non conta. Io non tolgo neanche metà vita, ma quello penso, Marcus, perché dipende dalla build. Io ripeto, secondo me questo gioco, una persona nuova trova magari delle difficoltà, però mi sembra un entry level molto più easy. Vabbè che pure Dragon's Dogma 1, per quanto fosse, cioè, sembra che mo stiamo a parlare come se Dragon's Dogma 1 fosse impossibile. Io penso che la parte difficile Dragon's Dogma 1 è Nerabisso. E un pezzetto dell'inizio, perché il gioco per il resto, tu una volta che ti sei fatti i primi livelli, dove anche il goblin normale, cioè tu, tipo, i primi 10 livelli di Dragon's Dogma, è veramente, tu incontri qualsiasi cosa che te one-tappa. Incontri i banditi che te deflagrano perché sono resistenti, tu non fai incazzo, incontri i goblin e compagnia, a meno che non sei appunto ma là è proprio una questione di statistiche. Cioè là tu inizi con la spada magari arrugginita o scudo arrugginito, sei del livello 1. Però personalmente Dragon's Dogma 1, i primi 10 livelli, 15, in realtà sono pure tanti, sono quelli più ardui e la vera sfida è Nerabisso in base a come c'entri, perché pur Nerabisso, se c'entri preparato, la deflagri.
Cioè, è sempre molto un gioco da... da quanta conoscenza hai. Poi gli equip anche fanno tanto, Rufus, eh? Perché gli equip fanno tantissimo. Cioè, pensare che noi abbiamo trovato degli equip che hanno lo stesso grado di potenza di quelli che ho potenziati al massimo, che per carità è il potenziamento dei Vermund, da quel che ho capito è quello più standard, bilanciato. Cioè, io ho paura di vedere, cioè, secondo me arrivi veramente in tipo Dragon's Dogma 1, un erabisso finale al 200, che stai boh, con lo spadone definitivo di Cristo, che c'hai 3000 d'attacco, no? 3003, che ti riste sleppe col moltiplicatore. Infatti io vorrei evitare quello. Buonanotte FF, ci vediamo domani in caso. Cioè, io vorrei evitare quello. Io vorrei averla della challenge anche dall'altra parte. Perché mo lasciamo perdere che stasera tutto veniva anche parecchio deflagrato perché era il ladro, eh. Cioè, il ladro fa una sa fare una quantità di cose che è mostruosa. Cioè, io per esempio quando il grifone stava un po' che ribaltava, io mi ci lanciavo addosso perché ho che è grossa. Ma là bastava una corda, eh. Ti ricorda del ladro, tiri, boom. Poi appunto sono mostri base. Cioè anche quello là dice, il grifone... Cioè tu devi arrivare a un certo punto dove vedi due ciclopi, tre ciclopi, un grifone e dici, ok, questo te lo fai rapido. Cioè pensare al grifone che ci siamo fatti stasera, al grifone che ci siamo fatti qualche live fa, sono due mondi totalmente differenti. Vedi, no? Beh... Non vorrei avere un buon bilanciamento di potenziamento, perché se continuiamo come continuiamo così, noi arriviamo all'endgame al 100. Sicuro. Però, appunto, non voglio deflagrare tutto. In pratica, tipo, mi faccio tutti gli NPC che ci stanno on screen, ma c'è un massimo di 30 NPC. Diminuendo il numero dalla metà, poppano molto di più, ma essendo 15 invece che 30 pesano di meno, sì, perché c'è sta meno roba da computare. Buona roba. Io spero che faccia una specie di nero abisso come endgame vero. Ma ci sarà sicuro, Lon. Mi sto cercando di mantenere lontano da tanti spoiler perché... già ho cominciato a vedere che parlano di... No, guarda, non lo dico per non rovinarlo a qualcuno. Cioè era un po' abbastanza palese esistessero determinate cose, però... Domani sì ci siamo, Nimo. Giochiamo a Devil May Cry. Venerdì si gioca a Dragon Age. Che si parlicchia, fa tutte cose. Comunque, rivedendo i VOD, hai missato una cosa molto utile al villaggio senza nome. Magari di giorno l'avessi notato. C'era un insetto o qualcosa. Vabbè che tanto la tornerò, eh. Cioè, molte volte quando noi ci passiamo in live e mi perdo qualcosa, off vado a recuperarla. Se è qualcosa di veramente importante, tipo stasera che vi ho fatto vedere i ceste sopra, la gilda delle pedine... E vi ho fatto vedere dove sta un'altra via del cercatore, tutte quelle cose. Se ci stanno robe grevi importanti, ve le faccio rinotare, ve le faccio. Le condivido, insomma. Però, appunto. Io il gioco l'ho finito e mi ho un po' deluso come difficoltà l'endgame. Ma perché Lone è l'endgame di tipo Dragon's Dogma 1, eh? Cioè, noi ripeto, siamo abituati come endgame a Nero Abisso. Nell'abisso era il DLC fatto apposta per essere un dungeon crawling bello stronzo all'inizio, dove avevi tanta roba nuova, tanta roba ostica. Se tu pensi all'endgame originale Dragon's Dogma 1, ripeto pure là, secondo me non è che ci stanno le gore chimera, ci stanno delle variant dei lupi, ok, ma non è niente di impossibile. Forse la cosa che più spaventa dell'endgame Dragon's Dogma 1 sono i Grim Goblin, o come cacchio si chiamano, quelli bianchi che hanno una resistenza all'abbattimento, allo stordimento mostruosa, che se te cominciano a ganka sopra veramente te sciolgono. Io sto provando l'arciere, ma appena raggiungo il massimo di rango torno a stregone. Fai bene, Elda. Ma infatti voglio spippolerò, perché se prossima volta si comincia con il distruttore, si comincia con un distruttore a livello 1, raga, eh. Cioè, proprio ce la vediamo insieme, la spippoliamo insieme e tutto quanto. Perché è una cosa che appunto non ho fatto molto con voi in live, perché sono ore extra. Cioè, sono ore al capire, ok, come gira questa roba. Quindi ho detto, vabbè, la mettiamo un po' di là.
poi quando appunto stai in mezzo al gameplay ne chiacchi, tipo la cosa che il ladder è sbroccato perché c'ha te tanti crit differenti, se ci sta qualcuno che barcolla può buttarli a terra e fargli un doppio crit, se tieni premuto il pulsante d'attacco pesante mentre fai un attacco in salto, se è uno stronzo piccolo lo pinni per terra, se è uno stronzo grande ci attacchi. Tecnicamente, allora, se è come il primo sì, Marcus, ma sembra anche qua. Però dovrò entrare più avanti nel sotto la pelle. Perché secondo me c'è una sorta di... sempre roba dell'inclinazione, perché nel primo era nascosta come roba. Dopo con Dark Arisen misero gli elisir per farle diventare più di qua più di là, c'è stava anche un modo per farlo in modo preciso, per fare proprio delle personalità precise ai personaggi, alle pedine e tutto quanto, ma tocca vedere. Fammi recuperare i mastini infernali, bestie di Satana, ecco pure quelli sono grevi perché te sputano boste palle di Cristo in faccia e fanno un male porco. Sono più che altro flag, tipo deve vederti tot volte che butti gente dai dirupi, inizierà a fare uguale. Esatto, cioè quella roba l'hanno mantenuta, ma l'hanno resa molto meno astratta, no? Cioè, è come la cosa delle insegne. Le insegne sono robe molto grevi, cioè sono proprio dei pallini che le pedine hanno. Cioè, secondo me, a livello di programmazione sono fatte, ok, quanti ne hai ammazzati? 5 dei ciclopi. Li combatto in questo modo. Il ciclope 10, ok, 15, ok, fino a che non diventi al massimo che diventano appunto delle macchine, no? Che staccano fauci, occhi e compagnia. L'hanno reso più preciso e più controllabile. Poi tocca vedere proprio a livello di programmazione se ci sono numeri nascosti che vanno ad aumentare, diminuire e compagnia. Perché ad esempio la mia pedina da distruttore noto che non provo a fare il super crit quando stagniamo un boss. Ah, dici quello con l'attacco pesante. Quello non lo so. Quello toccherebbe spippolare, Marcus. Se vedere se è una cosa della personalità proprio base o se effettivamente, boh, deve capire che da distruttore può farlo. Soprattutto il distruttore può farlo, credo di sì. Io essendo avvezzo agli RPG, soprattutto il reparto esplorativo, qua invece me lo sto proprio prendendo con calma, mi ci porta a esplorare. Sono contento, Frank, ma è quello che vuole Dragonstorm. Ma è come la quest di stasera? Che mi aveva detto che l'aveva fatta Yudobi? Questa è una quest veramente bella. È una di quelle quest che se tu sei un tipo di giocatore, trovi stressante. Cioè se tu non sei quel tipo di giocatore che appunto capisce che si trova all'interno di un sandbox che deve spippolare, quello vede che deve arrivare nella piazza, sta un'ora nella piazza e dice che cazzo devo fare, comincia a chiacchierare qualcos'altro. Comunque c'è quella del ragazzo la fallice, sì, poi è bellissimo che tu c'hai la signora che ti dice oh lui mi portava sempre i fiori di luna, quell'altro dice ah l'ho visto che lo trascinavano verso est, quell'altro dice oh ti dice non mi ricordo che cazzo, qualcosa sempre con i fiori di luna che si illumino, te fa la... ti dice che il fior di luna assorbe la luce del sole e poi di notte si illumina. Tu colleghi tre puntini e capisci che devi seguire le tracce, no? Che può farlo, sì. La mia calidea mi sciotta i draghi al cuore. E allora mi sa che è una cosa che devo impararsi, Marcus. Vabbè, a parte che penso che possono farli tutti fuorché i ranger tipo maghi e maghi e arcieri. Ma anche quella della badessa a momenti poco intuiti. Ma perché ti mettono informazioni chiave nei dialoghi, Rufus, e loro ti dicono io te l'ho data l'informazione. È come se fosse, è molto D&D-esca come cosa, se ci pensate. È il master che ti fa parlare con un NPC, l'NPC te nomina Sir Cagotto a Fischio. Tu c'hai quello che magari non gliene frega un cazzo, c'hai quello che prende gli appunti, i più avanti incontrano Sir Cagotto a Fischio, dicono ah questo è quello, è collegato, è la stessa cosa. Cioè loro te cominciano a spippolare, parlano del medico, te parlano che questo si era collegato ad un altro, te dicono guarda questa de notte fai là, questa è appunto una Monica, dici vai a parlare con le altre suore, come cazzo si chiamano, magari ti danno delle informazioni. È molto figa come roba, ma appunto
devi entrare molto. Vado, mi sta finendo la voce. Devi entrare molto in quella, in quel mood del zio. Tu sappi che a te non è che non ti dicono niente, perché almeno alcuni anelli de zona te li danno. Però devi collegarli i puntini. Devi collegarli i puntini. Devi spippolare, devi andare in giro a chiedere, devi andare in giro a esplorare. Perché ripeto, non per esempio voi, perché mi avete detto che tizio non lo avrei mai incontrato, però io mi sarei messo tipo mezz'ora a cercare in ogni casa se trovavo sto signorino. Magari a un certo punto non lo trovavo, andavo a mostrargli le medicine e continuavo. Però anche perché sarà sicuramente una persona, beh, qualcosa di importante. Non si capisce cosa vogliono tu faccia. Meno male che ho detto a Alice di non cercare Lord Fesus, perché io l'ho cercato un bot, appunto. Non c'è. Ho provato a seguire il tipo Losca e robe varie. E quelle sono tutte robe che provi. Poi appunto vedi che lì però c'è anche un errore. Cioè se Lord Fesus, o come Fisas, o come cazzo si chiama, non è in città, al Manigoldo faglielo dire. È in viaggio e non torna più, o non torna per un tot, perché così tu non te ne vai a fare un'ora di circolo. È un po' come la questa dei libri, che scopri che due li vogliono tutti e cinque. Ma infatti tanto, cioè, c'è pure la signorina là che vuole quel cazzo di libro. Chissà se posso fotterglielo, ma non credo. Poi ripeto, raga, che la quest si sia conclusa, che io sono saltato sulla schiena della tizia, quello è stato proprio non voluto, perché io volevo andare a salvare quel povero gattone. Però quello magari mo me lo ritrovo da qualche giorno a girare per la città. Comunque bellissimo, ho incontrato Karatos. Ci puoi creare chiunque. Ma comunque, ragazzuoli, ci siamo fatti 3 ore e 40 di live. È stata una live che onestamente mi è piaciuta. Buon bilanciamento tra gameplay, spippolamento, missioni. Io spero assolutamente che, non dico paccino, ma che diano un modo per non farsi scartavetrare le palle dalle persone. Cioè, che io capisco che è una meccanica, però mi devi fargli anche di... Oh, via, voglio dell'aria, cazzo. No, queste... Cioè, io sto a fare la quest furtiva. Sto dentro al monastero in una zona privata. Io non posso averci quella che vi ha a guardare là dentro. Ma che vuol dire? Cioè, ma mettetegli... Mettetegli dei cazzo di muri. Mettete delle cose dove non ci possono andare. O che semplicemente dopo un tot che te perdono di vista se danno. Ma che c'hanno? La reason sense. Cioè, che stanno dall'altra parte della città, se t'hanno visto non te mollano più. Non ti mollano più. Cioè, è figa come cosa. Ripeto, ho fatto l'achievement che l'ha fatto lo 0.3% dei player. Devastante. Io non credevo neanche esistesse una roba del genere. Tranquilli che ce n'è per tutti. Però, cioè, ci stanno dei momenti in cui ti frantuma il mood. Un comando della rete per andarsi. Ma anche che semplicemente, che se magari loro ti seguono, sarebbe bello, Nimu, se loro ti seguissero, perché vogliono le tue attenzioni, perché ti dicono andiamo in privato e chiacchieriamo e ok, tu li saluti, fai ciao ciao, questi sono contenti, se ne vanno a fanculo, stop. Ma che poi non succede con tutti gli NPC, succede con degli NPC specifici, la bambina e quella stronza lì, sempre loro, sempre. Perché io c'ho a Melve tre persone, Cassandra dall'altra parte, un altro tizio, c'ho tante persone con cui c'ho il rapporto al massimo, ma queste non si mettono a seguirmi per tutta la città. Non capisco perché questa scelta, non lo so, Rufus, sarebbe farti... Boh, i giapponesi vogliono sentirsi apprezzati, che cazzo ne so. Boh. L'unica cosa, poi su Telegram abbiamo parlato anche tanto della faccenda poche skill, che ripeto, secondo me è un peccato. Cioè, è più che altro non è tanto un peccato del è un problema, ma c'è quella cosa del ti fa venire l'acquolina.
Cioè, ti senti chiuso, tra virgolette, perché io mi immagino, tipo, un mago che se ne trova 6 o se ne trova 4. Però quelle sono scelte di design, mettiamole così. Una soluzione ci sarebbe per non farti seguire, ucciderle, legarle da qualche parte. Quale achievement si chiama Elda? Letteralmente, tranquilli che ce n'è per tutti. Hai assistito a una rissa tra i tuoi ammiratori nelle tue abitazioni. Nella tua abitazione, bellissima. Io vi accredo della casa della misericordia e della bimba che me le trovo sempre in casa. Stai attento, Marcus, perché si menano, Cominciano a piazza ceffoni. Ah, è incredibile. Ma è bello che poi... quella casetta iniziale di merda è piccola. È piccola. Cioè, fossimo alla villa, posso pure capirlo. Quella è piccola, Dio Cristo. C'entrano dentro 4 persone e cominciano a fare wrestling. È incredibile. Ma comunque, ragazzuoli, io vi ringrazio per la compagnia. Spero che la live vi sia piaciuta. Noi ci vediamo domani sera con Devil May Cry, che si continua. Siamo, secondo me, addirittura d'arrivo per almeno la campagna di Nero e Dante. E niente. Ricordate sempre, Corgi Gang fa ben bang, bellissimi. Grazie sempre di tutto quanto e ci vediamo domani sera. Ciao ciao.